Buon pomeriggio e buona settimana a tutti i tifosi del Napoli. Saranno delle settimane belle che speriamo ci portino a un grande risultato, ma c'è ancora tanto tempo, lo diciamo perché sennò c'è il rischio di essere un po', come dire, troppo ottimisti. Come al solito oggi analizzeremo con mister Daniello un po' la partita di ieri. Poi apriremo le linee, faremo anche un collegamento con Roma proprio per capire come l'hanno presa, soprattutto i napoletani, i tifosi del Napoli che sono lì con il club Napoli Ostia e proveremo a capire se Simeone, il gol di Simeone è un gol scudetto, perché ogni piccolo tassello di questo campionato sta costruendo quello che è un sogno, sta costruendo qualcosa di veramente importante, sta costruendo qualcosa di veramente bello. E analizzando tutto quello che è successo ieri, perché poi i post partita sono sempre caldi, no? I post partita sono sempre agitati, nervosi, siamo, come dire, anche presi da quella che è l'adrenalina. Sapete quanto ci tengo io per questo Napoli-Roma e vi dico la verità, il risultato di ieri non me lo sono ancora goduto appieno e quindi me lo godrò in questa settimana perché io credo che il Napoli deve ancora lavorare per arrivare al risultato finale, però quello di ieri è un altro tassello, soprattutto questo gol di Simeone. Un altro tassello per costruire, se tenete presente noi mattoncini Lego, piano piano lo costruiamo e ogni mattoncino ha un nome. E quello di ieri è un mattoncino bello colorato, sai quando tu nel puzzle trovi il pezzo, quello importante, quello che ti fa capire poi come devi sistemare il puzzle. E ieri quel gol di Simeone secondo me è importantissimo perché riguardiamocela mentalmente questa partita. La Roma ha fatto una buona partita. Lo sapete quanto mi costa dire una cosa del genere? Perché ieri li avrei battuti 5-0, anche per i fatti che sono successi in autostrada, non certo a giustificare quell'intervento, ma a quello che è il solito movimento dei giornali del nord e purtroppo devo dire anche del centro e del sud, la cosiddetta macchina del fango, no? Che è come una grossa, tenete presente, non so se vi ricordate, i più giovani forse avranno difficoltà, ma i meno giovani ricorderanno Blob, ve lo ricordate? Blob lo faceva su Rai 3, lo fa ancora su Rai 3, Penso di sì. e c'era questa sorta di sigla di Blob, che era questo strano essere che si gonfiava tipo una gomma Michelin. masticante, tipo il coso Michelin, si gonfiava, no? E andava a prendere tutto, era come uno tsunami. E la macchina del fango anche in quella situazione aveva colpito e ha colpito il Napoli che non può andare con i tifosi in trasferta, la Spezia crediamo non ci saranno molti tifosi del Napoli, cosa che invece eravamo in centinaia, non ci saremo purtroppo a Sassuolo, a Reggio Emilia per la partita con il Sassuolo e anche lì lo ve lo ricordate, c'era un muro di quasi 4.000 persone, no? Quindi veramente era una situazione incredibile. E allora ieri avrei voluto un bel 5-0, quelli là belli chiatti chiatti come abbiamo fatto un po' con la Juve, invece no, è arrivato un risultato che diciamocela tutta, guardiamoci in faccia all'ottantesimo. Abbiamo detto va bene anche il pareggio. Io in TV con Raffaele eravamo qui a vedere la partita. A un certo punto ci siamo guardati perché poi la Roma, anche dopo il pareggio, sembrava un po' più in palla. Non giocare meglio, ma un po' più in palla. Il pareggio li aveva galvanizzati, il pareggio le aveva dato quella forza in più, soprattutto nel secondo tempo dove loro avevano cercato il pareggio e l'avevano meritato, dobbiamo dirlo. Perché poi a bocce ferme si ragiona meglio. Il gol di Simeone è veramente un lampo in una serata splendida come quella di ieri,
un fulmine a ciel sereno che cambia la storia della partita. Non sarebbe cambiato tanto, il Napoli avrebbe avuto dall'Inter 11 punti di vantaggio, che voglio dire sono un'enormità. La Roma sarebbe rimasta a 38, quindi niente di che, voglio dire così la Lazio, l'Atalanta, il Milan e via dicendo. Però è chiaro che vincere questa partita di ieri ha dato un'altra spallata, no, agli avversari. E soprattutto io che avevo criticato un po' le scelte di Spalletti, devo dire bravo a Spalletti perché ha avuto il coraggio di togliere il capocannoniere della Serie A, il giocatore che in questo momento credo che sia secondo solo a Haaland del Manchester City, Nemmeno. e che praticamente era un'arma ancora da poter sfruttare. E aveva tolto qualche minuto prima anche il signor Kvaratskhelia, che non è al top, però è un giocatore che ce l'ha nell'estro, ha la giocata, ha il guizzo, ha quella idea in più, quel dribbling, quel tiro a giro che abbiamo visto anche ieri che ci ha provato e che poteva essere letale, no? Anche sull'1-1. E invece no, lui li ha tolti tutti e due dando sfogo a due ragazzi che io continuo a dire hanno una gran voglia e avrebbero meritato qualche minuto in più in altre partite. Raspadori, ma soprattutto il Cholito Simeone. Ragazzi, il gol del Cholito Simeone è una perla, è una giocata eccezionale, è una giocata che abbiamo rivisto pochi minuti fa insieme a tutta la squadra di Teleclub, rivedendolo, analizzandolo per come è avvenuto e per come Smalling, che aveva limitato il più possibile Osimhen, tranne nel gol del vantaggio, aveva stretto praticamente la difesa della Roma e lui con un guizzo, con una girata davvero attaccante, con un tiro che ha trovato l'angolino, ha vinto questa partita. Questa partita che è veramente qualcosa di fondamentale nel prosieguo del campionato. Male Orsato. Qualcuno mi dice: ma no, ma non prendiamocela con gli arbitri, fate sempre il solito discorso, facciamo le vittime, non ha fatto niente, non ha arbitrato male. Allora, io vi invito a rivedere questa partita e soprattutto, se non finisce 2-1, ma finisce 1-1, non ci sono calci di rigore. Ma gli arbitri che purtroppo indirizzano certi match non lo fanno con i calci di rigore, non lo fanno con annullando una rete, ormai c'è il VAR, quindi diventa difficilissimo, ma lo fanno non ammonendo dei giocatori che per me al 70esimo la Roma poteva stare tranquillamente in 9. Dybala, ammonito, ha fatto dei falli da paura. A un certo punto è stato completamente graziato per un fallo bruttissimo sullo Lobotka. Mancini e Pellegrini hanno picchiato il Napoli in tutte le posizioni. Io non mi pare che nessuno dei due è stato ammonito, forse solo Mancini. Non voglio sbagliarmi, dopo mi vado a Mancini è rileggere stato il tabellino. Orsato ieri ha fatto giocare gli ultimi 7 minuti che sembrava una corrida, cambiando un fallo laterale, che voi dite, vabbè, ma è un fallo laterale. Sì, ma con la Roma che continuava ad attaccare, un fallo laterale per il Napoli, cambiato da lui perché il guardalinea aveva dato fallo laterale al Napoli e facendo attaccare ancora la Roma. Minuti di recupero che erano 6, in quei 6 minuti non, anzi si è giocato alla grande perché la Roma ha cercato di pareggiare. E lui ha dato 1 minuto e mezzo in più. Allora, queste sono le cose che dovete guardare. Nessun vittimismo. Ieri Orsato non ha dato nessun calcio di rigore alla Roma, non ha dato nessun calcio di rigore al Napoli. Non mi è sembrato, come dire, condizionato da certe cose. Ha spiegato perché non ha ammonito Kim, per esempio, che ha avuto il braccio alto ed è finito su
su Abraham, invece, dopo che Smalling lo ha picchiato per tutta la partita, chi viene ammonito? Osimhen. Allora qua mi sa sempre che tu nel futuro speri che Osimhen vada in diffida e possa essere squalificato casomai in una partita importante. Però per fortuna noi abbiamo Raspadori e Simeone. Scientificamente, sì. Esatto. Poi è chiaro che adesso in pochi minuti di inizio non voglio dilungarmi, voglio andare a chiudere con altri due piccoli flash. Uno sul presidente, impazzito di gioia nella macchina, tanto da essere anche un po' volgarotto in certi movimenti e in certe situazioni. Vabbè, ma siamo contenti che lui sia contento e quindi che finalmente sta vivendo appieno questa grande gioia. E poi un altro flash lo faccio sulle telecronache. Qualcuno continua a dire: ma no, ma tu non lo devi sentire, non le... ma io non li ascolto, guardate, non li ascolto, però ci sono dei momenti che per forza di cose li devi sentire. La cosa che già vi ho detto mi ha fatto arrabbiare ancora di più è stato ieri ancora una cosa. A un certo punto Osimhen viene colpito sul braccio, tanto da avere una grossa fasciatura, avrà avuto i tacchetti, mi pare sempre proprio di Smalling o di Mancini, che non è stato ammonito, e Pardo che cosa dice? No, dal coordinamento mi dicono che è caduto da solo. Allora, due sono le cose: o stai inventando o il coordinamento è in malafede come te, perché due sono le cose. Vorrei sapere chi è al coordinamento che ha visto sto replay e non ha visto una camminata da parte del difensore sopra la mano di Osimhen. Se Osimhen poi si rompe il polso o si fa male in maniera forte al polso qui, e poi, caro Pardo, tu che cosa vai a dire? No, il coordinamento mi ha detto così? Ma questa è una delle tante situazioni di questi telecronisti, e mi dispiace, ripeto, per un giocatore che dovrebbe essere, diciamo, di valore come Ambrosini, dove ormai il Milan è andato, il Milan è morto, il Milan, ragazzi, perde da 5 partite consecutivamente, lo vorrei prendere io domani sto Milan per dargli l'ennesimo schiaffone. Il Milan è fuori da tutti i giochi, io penso che il Milan non va neanche in Champions, ve lo dico adesso, se non si riprendono questi non vanno neanche in Champions. Perché in questo momento, secondo me, la Lazio, l'Atalanta e forse la Roma, vista ieri, giocano meglio di questo Milan. Quindi anche Ambrosini, che sembra per forza parteggiare per la squadra avversaria al Napoli, mi viene meno. Io capisco, Pardo è tifoso della Roma, forse stava con la sciarpetta giallorossa sotto il cappotto, sperava di poterla buttar via fuori in un eventuale pareggino della sua Roma. Caro Pardo, purtroppo anche tu sei di quelli che non ci von sta, perché il problema è questo. Ieri a Mediaset, dopo un inizio mi pare, hanno detto, hanno fatto vedere i gol del Napoli all'1:37. Io ero a casa dopo aver fatto la diretta, tornato a casa, erano l'1:37 a pressing. Mediaset hanno fatto vedere i gol del Napoli all'1:37. Non mi interessa Sky, dove lo so che le facce erano a peste, come al solito hanno parlato del Milan, della Juve, dell'Inter, della Sampdoria, penso pure, perché penso che avranno parlato anche della Sampdoria. Mi dicono alla Rai, non ho avuto possibilità di confermarlo, che hanno iniziato con il pattinaggio, ma ci sta, perché la domenica sportiva deve parlare di altri sport, non solo del calcio, e quindi va bene il pattinaggio, perché mi sembra la cosa più utile quella di parlare di pattinaggio. E niente, insomma, queste sono un po' le annotazioni che ho fatto dopo partita. Qualcuno diceva: ma non li pensare. Ricordo Maurizio Giovanni un paio di settimane fa mi scrisse in un post mio, disse: no, ma noi dobbiamo sperare che non parlino di noi, dobbiamo sperare che stanno ancora più incazzati, perché così ci divertiamo di più a vederli col fegato spappolato. Io sono d'accordo con Maurizio, alzo le mani con Maurizio e Giovanni, che è uno dei più grandi tifosi del Napoli ed è un
personaggio che conosciamo benissimo. Però, caro Maurizio e cari tifosi, sia su Orsato sia sulle telecronache, io voglio un po' cambiare il ragionamento, perché quando c'era la Juve prima in classifica con 20 punti sulle squadre avversarie, ed è capitato, ve lo ricordate, il Napoli di Ancelotti era a 15-20 punti dalla Juventus, io non mi pare che il signor Pardo, il signor Caressa, il signor Rimedio della Rai non esaltassero la fantastica Juve, che poi aveva fatto anche gli imbrogli. Oggi è uscita anche la sentenza, 36 pagine di sentenza per tutta questa situazione delle plusvalenze, pensate, solo per la plusvalenza 36 pagine di sentenza. Allora non credo che questi personaggi, Ambrosini, Pardo, Rimedio, Caressa, chi ne ha più ne metta, parlassero dell'Inter al terzo posto o del Napoli di Ancelotti al secondo. No, santificavano la Juve. E allora vorrei essere anch'io un po' santificato. Grazie. Allora, Cesare Rosso, Cesarone, ciao, ben ritrovato. Ciao Francesco, ben ritrovato pure a te. Ho visto, ho notato un molaro scatenato. No, ma perché le cose vanno dette, caro Cesare. No, ma sono d'accordo con te, diciamo, tutto quello che hai detto, sono assolutamente, come si suol dire, faccio scopa. E condivido perfettamente tutto quello che hai detto. Lasciami aggiungere su quest'ultimo argomento una piccola cosa riguardo i telecronisti. Allora, Francesco, purtroppo lo sappiamo, i telecronisti che telecronano il Napoli e anche i loro commentatori, i loro compari commentatori, è una costante che ormai sono anni che sembra che facciano il tifo contro il Napoli, ma non si tratta nemmeno di tifo, proprio come atteggiamento. Io vorrei riportare questi signori e l'ho scritto anche sul Facebook, perché è un professionista che io ammiro moltissimo, vorrei far vedere a questi signori, non voglio nemmeno parlare, non voglio nemmeno fare i nomi, però farò il nome di questo professionista, che si chiama Francesco Repice. Francesco Repice, è un grande professionista. Romanista. Ieri io ho ascoltato, per curiosità, lui è venuto a Napoli, ha fatto la radiocronaca per la Rai. Sì, dopo la possiamo anche sentire. Sentiamo eventualmente e vi invito, cari amici tifosi, ma anche i signori ai quali praticamente hai detto tutto quello che dovevi dire, di andare a sentire il signor Francesco Repice, tifoso della Roma, ha eseguito la radiocronaca di Napoli-Roma, come praticamente ha raccontato il gol di Osimhen, come ha raccontato quello di Simeone, come lui fantastica su questo Napoli, su questo grande Napoli. Perché? Perché comunque, voglio dire, nonostante lui fosse tifoso della Roma, professionalmente si è reso conto che questo Napoli, perdonatemi, non ce n'è per nessuno. È una squadra che delle meraviglie, una squadra che si sta esaltando in campo europeo, una squadra che gioca al calcio, è una squadra che anche ieri, qui mi allaccio alla partita, Francesco, è una squadra che anche ieri è riuscita a vincere una partita con il sacrificio, soffrendo contro una grande Roma. Io devo dire, Francesco, alla vigilia avevo detto il Napoli delle meraviglie contro il non gioco della Roma, perché ricordavo che all'andata la Roma è una squadra che distrugge, non fa gioco. Invece ieri è venuto a pressare alto, una squadra che è venuta a giocarsi la partita, e su questo devo fare i complimenti questa volta a Mourinho. Devo dire, una partita interpretata veramente alla grande. Però giocato a calcio, quello che dovrebbero fare tutte le squadre. Esatto. Perché io credo che l'Inter giocò a calcio, il Napoli perse perché l'Inter non giocò a calci. Però ci mise grande intensità. No, questo sì, ma però voglio dire, ieri la Roma a Napoli voglio dire, ha fatto una gran bella partita, e il collega Francesco Repice, che io ritengo un grandissimo professionista,
quando il Napoli ha vinto, ha segnato anche negli ultimi 10 minuti, ha fatto una telecronaca non faziosa contro il Napoli. Si è reso conto che il Napoli è ancora attualmente, nonostante ieri abbia sofferto, la squadra più importante, la squadra che sta distruggendo un campionato, è un campionato ormai sepolto. Sì. Anche l'Inter stessa, che ha 13 punti, abbiamo visto come ha vinto a Cremona sabato, una squadra praticamente che ha fatto il golletto, si è fermata nonostante abbia tanti giocatori nella rosa. Con questo cosa voglio dire, Francesco, che purtroppo il lupo perde il pelo ma non il vizio. Tutti questi signori che vengono a fare le telecroniste e che fanno le telecroniste e che fanno gli opinionisti con il Napoli, certo. Sì, poi la cosa più grave, fammela dire, è che poi vengono anche a Napoli e che vengono invitati dagli editori delle TV napoletane, e quella è la cosa più grave. Poi vengono a Napoli e vengono a fare la faccina, il sorrisino, e poi dopo, quando fanno il loro mestiere, non fanno quello che devono fare. Fammi dire una cosa, Francesco, e poi ti lascio sul discorso del presidente. Tra poco sentiamo Ripi, ho mandato alla regia pochi secondi. Il telespettatore Enrico Porzio mi ha chiesto di leggere questa cosa che lui, a proposito del presidente che abbiamo visto. Sì. Sono le immagini di ieri, la vediamo. Allora lui dice: come strano il calcio e noi tifosi. Un attimo che cambio gli occhiali. Le emozioni si susseguono e i pareri cambiano. Da molti di noi spesse volte criticato il presidente per aggettivi usati verso parte della tifoseria che offendeva l'uomo, cosa sbagliata. Ed oggi è lui l'eroe di questo magnifico sogno. Grazie presidente, in parentesi, da un tifoso che in passato ha dubitato per amore dei suoi colori. Forza Napoli sempre. L'Enrico Porzio, quindi ringraziamo Enrico. Enrico, che voglio dire, tutti, anche noi, Francesco, abbiamo in passato, voglio dire, mosso delle critiche nei confronti del presidente, sempre in maniera costruttiva e anche educata. Dobbiamo dire che quest'anno, caro presidente, hai fatto complimenti perché hai fatto un grande capolavoro. Bravo, bravissimo. Allora, siete tantissimi sulla diretta Facebook e vi ringrazio, fra poco vi leggiamo anche. La domanda è se il gol di Simeone può essere anche, come dire, un gol scudetto. Fra pochissimo sta arrivando mister Daniele, non vi preoccupate. No, Rebic è tifoso della Roma, ne ho la certezza. Sì, no, è tifoso della Roma. E quindi è così, quindi dopo leggiamo ancora i messaggi. Regia con Federica, che ancora non ho salutato e che saluto adesso. Andiamo a sentirla, credo che sono veramente 30 secondi senza video, perché ci dovrebbe è una essere una radiocronaca, no, ma il video alle volte fanno dello fanno YouTube, c'è una fotografia di Rebic. C'è una foto, però insomma, niente, vai, vediamo qual è, dai. È la Schelli, finta il cross, tiene palla sul piede, serve ancora a Mario Rui, gran palla in profondità, ancora per il Giorgiano che va al cross dalla parte opposta, si alza Osimhen, ferma con il petto, parte il tiro, rete! Grandissimo gol di Osimhen, onda anomala numero 9, porta in vantaggio il Napoli, esattamente al 17° minuto nel corso del primo tempo, gol maestoso di Victor Osimhen, stop di petto, conclusione al volo di collo sotto la traversa, da breve distanza, nulla da fare per Rui Patricio, il Napoli in vantaggio. Allora io no il gol di Osimhen è qua, fammi allacciare il discorso. Repice per tutto un periodo, perché poi è anche più lunga, diciamo, il pezzo, parlava entusiasmato di questo Napoli, di come gioca, di come è armonioso, del calcio, perché lui ama il calcio. Invece i signori che abbiamo sentito ieri, e mi dispiace perché poi purtroppo, Francesco, non possiamo togliere l'audio, perché a me piace sentire anche il calore della gente. No, ma poi sentire anche quello che succede, ripeto. Esatto. Poi... parlavano di quello che aveva fatto la Roma prima del gol e che non meritava. Insomma, voglio dire, signori cari, allora vuol dire che siamo proprio su un altro pianeta proprio. Veramente, veramente incredibile. Allora, fra un attimo ci colleghiamo con mister Danilo. Io direi di andare in pubblicità, poi dopo, se riesco, vi faccio un'altra... c'è già il mister, no?
No, 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 il mister ancora non c'è. Allora, fra un attimo sentiamo il mister. Dopo, se riesco, vi faccio vedere, vi faccio sentire tutta la radiocronaca, almeno una parte dedicata di più, forse anche sul secondo gol di Repice in Napoli-Roma di ieri. Allora, fermi lì, non vi muovete, anche agli amici che sono su Facebook, torniamo. Di passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. E allora 342 38 12 922 per interagire con noi. Fra poco apriremo anche le linee, fra poco arriva mister Daniello, Cesare Russo. Allora, io non ti ho fatto ancora la domanda. Abbiamo parlato di tante cose, ma veramente questo Simeone, io non so se riusciamo, se la regia mi riesce a fare un tricolore a mattoncini, ma lui, con la grafica sarebbe bello, no? Francesco, e mettere ogni giorno un pezzettino. No, mi dà io lo tengo in mente, no, come lo farei. Io metterei, scusami, una cosa simpatica. I due scudetti, quello rosso-nero, quello diciamo in costruzione, quello napoletano, e il mattoncino che si sposta da quello nero, quello rosso-nero, a quello napoletano. Anche quello è bello. Sta disintegrando praticamente completamente. Anche quello. Io sono rimasto molto molto deluso dal Milan, lo devo riconoscere, ero convinto che il Milan fosse una squadra, l'unica squadra, una, cioè diciamo,
capace di impensierire veramente questo Napoli. Ma detto questo, Francesco, io Simeone sicuramente, Simeone, la cosa importante è che, a parte che sta facendo gol pesantissimi, perché lui ha segnato a Milano col Milan un gol decisivo, ha segnato, non ci dimentichiamo, a Cremona in quella partita che non si sbloccava, ha segnato ieri. È un giocatore che quando entra molto bene ed è veramente uno dovrebbe dare un voto maggiore a Simeone, anche se gioca poco, però un voto veramente importante, perché vuol dire che entra concentrato ed entra veramente consapevole di far parte del gruppo e non di uno emarginato. Non so se arriverete. Assolutamente. Detto questo, Francesco, sì, Simeone sì, però io, Francesco, ieri un po' di ritaglio di questo scudetto ci metterei anche il nome di Alex Meret. Alex Meret, bravissimo. Complimenti ad Alex Meret. No, una grande partita. Ritornando su Spalletti, l'avevo un po' criticato, no? Ti ricorderai con la Cremonese, sì. Mi sono arrabbiato di quei troppi cambi buttati al vento. Oggi sì. Mercoledì avremo rigiocato con la Roma, Mamma mia, sarebbe stata tragica. Un'altra perché partita poi dopo la dovevi rigiocare una partita tosta, a altissimi livelli, non era facile. Partita con la Roma, cioè energie psicofisiche. Però che vanno via. Ogni competizione ha le sue difficoltà, no? Assolutamente. Tu te lo ricordi? Io lo dico ai più giovani, ragazzi, andate. Allora, io lo so che quest'anno i ragazzi, quelli che vanno, penso, dai 30 anni in però sono, però in Francesco, giù. Però, Francesco, erano meno partite. No, la Coppa Italia erano di più. È di più. Però noi parliamo il campionato, erano Francesco, il Napoli giocava quel campionato, ricordiamo, non c'aveva la Champions. C'erano 16 squadre. Quindi voglio dire, 4 squadre in meno da incontrare. Le difficoltà, secondo il mio punto di vista, se vogliamo fare proprio un paragone così, erano soltanto dal punto di vista tecnico. Cioè, stiamo parlando di 8 partite in meno, tra andata e ritorno. Le difficoltà erano riguardo i competitor. Prima c'erano dei competitor dove nelle squadre c'era, per esempio, l'Udinese giocava Edinho e Zico. Hai detto Codica. No, ma io ci tengo a dirlo. No, oggi è vero che oggi questi ragazzi, se dovessero centrare, e qui non diciamo cosa, quello che è, farebbero un'impresa e resterebbero, Francesco, nella storia. Come no? Sarebbe il primo Napoli che vince praticamente con una squadra, con un gruppo, con una squadra che gioca un gran calcio. Però non voglio fare il paragone con prima. Però detto questo, Francesco, prima poteva giocare la Coppa Italia con il campionato, perché poi erano quelle le partite, non ce n'erano altre. Oggi, se tu vedi il Napoli, cominciando dalla Champions, quando mai c'era il girone di Champions? Si facevano le partite secche. Quando mai c'era un campionato così lungo e stressante dove tu giocavi tutte le sabato, venerdì, giovedì, tutto chiaro. Allora, andiamo a salutare mister Pasquale Daniello. Io sto parlando della Bizzona. Collegato dal palazzetto dello sport, perché dopo deve fare allenamento. Ma di allenamento di cosa poi? Ma no, non è lui. No, lui all'inizio deve seguire un allenamento, poi dopo ha detto che si allena pure lui. Che ti mette a fare? No, che malleno. Non mettiamo. Ciao Pasquale. L'età per allenarmi è finita. Basta. E chi fai allenare? Ciao ragazzi. Allora, ci sono simile che fanno pallavolo. Il fidanzato si preoccupa del gesto tecnico. Io mi preoccupo di portarcele al gesto tecnico, perché purtroppo anche nel calcio, questa è una cattiva abitudine, gli istruttori dimenticano che sono istruttori e vogliono fare allenare i bambini del calcio a 6-7 anni, non sanno ancora correre col 4-3-3, la diagonale difensiva, il corno che prende, che poi dopo
peraltro è negativo. Allora io mi preoccupo di portare ad una capacità motoria il più alto possibile, e poi vado a scegliere. Vediamo di migliorare un po'. Allora, credo che c'è tanto rumore, per questo il programma taglia l'audio di Mister Danilo, però stiamo vedendo... Allora, io lo nascondo. Ecco, bravo, bravo, se ti metti un po' più così è meglio. Allora, esatto. Intanto ti chiedo se il gol di Simeone è un pezzettino di questo, diciamo, disegno, chiamiamolo disegno, puzzle, come volete voi, è un pezzettino importante di questo campionato? Diciamo che questo è stato la cartina tornasole di tutta l'annata del Napoli, perché in parecchi mi hanno fatto notare l'esultanza di Osimhen ieri al gol di Simeone, e questo è quello che farà vincere lo scudetto al Napoli, insieme al meraviglioso lavoro tecnico dello staff e della società, l'aver creato un gruppo. Perché io ieri, ragazzi, ho avuto una sensazione bellissima. Sull'1-1 io sono dovuto uscire di casa per andare a fare una commissione urgente, fortunatamente una cosa buona, però sono sceso di casa che ero provvisto di immagini. Ad un certo punto, nel silenzio totale del mio quartiere, ho sentito un boato e praticamente sono corso in macchina ad accendere la radio ufficiale del Napoli e ho sentito il buon Martino urlare come un pazzo scatenato, e quando l'ho sentito urlare il ciolito, ho detto: hanno creato una piccola macchina quasi perfetta. Bravo. Il Napoli ha un solo dovere, ha il dovere di perpetrarla nel tempo, perché visto come stanno combinate le altre, il Napoli deve spingere, deve fermarsi mai. Sì, bravo, non deve fermarsi veramente mai. Allora, io ho mandato una foto alla regia. Partiamo dalle cose, insomma, che qualcosina che potrebbe non aver funzionato, però sono veramente quisquiglie, perché poi dopo ti voglio interrogare su invece come la Roma ha giocato e come Mourinho ha provato a, come dire, a imbrigliare il Napoli di Spalletti. Però poi, diciamo, oggi mi è arrivato un amico che mi ha mandato questo fermo immagine con tanto di linea tracciata, insomma, in maniera un po' così, però per far capire ai telespettatori. Ecco qua, questo è il momento esatto che Irving Lozano sta tirando. Per me, io lo dico subito, ha fatto bene. Poi aveva Kim, per me no. Vabbè, no, infatti ci stiamo confrontando. Allora, per me ha fatto bene, perché per me un attaccante deve tirare. Tiene due calciatori davanti, il portiere, siamo praticamente ai 20 metri, siamo all'inizio dell'area grande, c'è Kim sulla destra, lo vedete leggermente più vicino, e invece il mio amico mi ha segnalato la linea verso Kvara. Come vedete, il passaggio sarebbe stato un po' più lungo. Kvaratskhelia arriva in corsa e guardate, se riuscite a vedere, non so se... Ma Kvaratskhelia non tira là, vabbè, poi ti risponde. Bravo, non, secondo me non tira là. E poi c'è, se vedete, credo sia Ibañez, però non voglio sbagliare, che ha la faccia proprio rivolta verso Kvara, cioè si vede un po' il movimento, come dice adesso questa la passa a Kvara, lo passa a Kvara, io mi devo andare a chiudere il georgiano. Tu cosa avresti fatto, mister, e cosa diresti tu a Lozano dopo questa diapositiva? Abbiamo perso... ecco, se andate a vedere l'immagine, io vi sento. Vai, mi sentite? Vai, ti sentiamo. Adesso sì. Ho detto, in primis, i fermo immagine lasciano il tempo che trovano. Lo so. Perché se andate a vedere, noi non lo possiamo far vedere in TV, ma se andate a vedere la dinamica, il difensore è già predisposto sulla linea di passaggio, ad andare sulla linea di passaggio di Kvara, perché è l'ultima sua, l'ultima sua scelta da fare. Io avrei fatto tutto quello che non c'è in questa foto, cioè palla a Kim, chiuso dal difensore che verrà praticamente freno, Kim la riscarica a Lozano e Lozano caccia a porta vuota, perché le esercitazioni nel 3 contro 2 si porta a fare quello,
Cioè, per chi non è addetto, diciamo, non è avvezzo a fare un'esercitazione del genere, i due difensori devono portare a calciare gli esterni con l'angolo più chiuso. Se i tre lo fanno bene, palla Kim, chiusura del difensore, palla dietro, e Lozano caccia a porta, avuto da fermo in area di rigore. Lui ha deciso così e poteva costare caro, però ragazzi, la palla l'ha presa male perché lui ha calciato l'interno. Se la calcia, allora ragazzi, se ci va a calciare un amico caro nostro, mio e di Cesare Rosso, se ci va Zielinski e calcia di collo piede, lo fulmina, però Zielinski non la alza nemmeno 10 cm da terra. Quella è la differenza. Lozano non è un fenomeno nel calciare, perché quella, con quella tipologia ha favorito una foto stile anni 80 di Rui Patrizio, perché là si è fatto la foto, ragazzi, tirato piano, tirato alto. Però, come dicevo, se andiamo a guardare le bisquiglie, lì Lozano deve ancora portare la palla, palla a chi, palla a dietro, cioè, tiro più semplice. Cesare, invece, tu cosa avresti fatto tu? No, io sicuramente passata la palla, cioè non avrei tirato, vabbè, ma anche perché, ragazzi, tu dici, vabbè, Lozano è un attaccante, Lozano non è un grande attaccante, non è un goleador, si vede che quando tira non è un fulmine di guerra. Ecco, per esempio, se lui ci fosse stato Raspadori, che è un giocatore come hai detto pure Pasquale. Cesare, ma lo stesso Simeone, lo stesso avrebbero Simeone anche sbagliato. Però avrebbero praticamente sbagliato di mezzo metro raso terra vicino al palo, perché gli attaccanti mirano al palo e mirano raso terra. Sì. La parata più difficile per il portiere, la questione morfologica, è quella raso terra, che si fa prima ad alzare il braccio che calarsi per terra. Ragazzi, questi portieri sono 90 kg. Certo. Per un portiere di 90 kg è più facile alzare il braccio che distendersi a terra. La perciò grande parata, infatti Pasquale, di Salerno. Pasquale, infatti, non solo, ma anche la grande parata che ha fatto lui Patrizio è stata anche quella lì su Caraschella il primo tempo. Lì la prima, bravo. Quella è stata una grande Io parata. Perciò volevo sottolineare quello che avete detto voi prima di Alex. Ragazzi, Meretta ha evitato 10 minuti di guerra, perché se a Salerno la segnalata fa il 2-1, devi andare a fare 10 minuti di guerra e di battaglia. E Alex te l'ha evitate. Ieri ti ha evitato un altro paio di situazioni particolari, quindi, come dicevate voi, in quel puzzle da comporre non ci dimentichiamo che ci sono tanta gente che sì, fa meno rumore, ma che sta buttando tanto di quel cemento sotto quel puzzle. Assolutamente, assolutamente. Allora, ti vado a chiedere la domanda che ti volevo fare prima, praticamente sull'atteggiamento della Roma. Non ce l'aspettavamo, diciamolo tutti, non lo so se se l'aspettava mister Spalletti, forse sì, forse no. È chiaro che questa Roma ieri gioca la partita completamente in maniera diversa da come aveva fatto nella partita d'andata. Sì, loro hanno fatto finta di segnarsi al Napoli. Poi dopo hanno cominciato ad alzare la pressione sul primo giro pallone. Però poi quello che cosa li ha portati? Li ha portati ad avere due centrali che alla fine erano morti. Perché Pellegrini, Matic e compagni erano morti alla fine. Perché hanno portato tutto il campo ad attaccare in avanti. Perciò poi il Napoli l'ha vinta. Ragazzi, perché il gol che ha preso il Napoli, cioè che ha preso la Roma, per 2-1, si può guardare dal punto di vista difensivo, perché è una passata la palla dritta per dritto al centro, finta mandata a fare tutti, ma questo non è che la Roma lo ha regalato al Napoli, è il continuo far correre del Napoli la Roma che ha portato la partita a morti, anche perché loro non hanno potuto fare altro alla fine di buttare la palla in area di rigore, cioè loro veramente non avevano più la forza di farlo. Sì. E questo la gente del Napoli sta dimostrando di avere il piano A, il piano B, il piano C. Cioè, ragazzi, ieri il Napoli ha vinto sostituendo il più grande, possiamo dire, talento degli ultimi 5 anni sbocciato in Europa, che è Kvara, e un'ira di Dio che si sta dimostrando esimente.
Il Napoli ha fatto i due migliori che ha e ha stravinto la gara, perché la botta psicologica poteva essere forte, ragazzi. Ieri il Napoli, un'altra squadra, si sarebbe pure potuto accontentare di non perderla. Attenzione. Sì, è quello che dicevo io, cioè a un certo punto poteva finire anche 1-1, perché a un certo punto hai avuto anche una... Cesare, Cesare, te le immagini dopo i titoli di stamattina, l'Inter riapre il campionato, mamma, mi sarebbero stati insopportabili. Ma Pasquale, a parte i titoli, ma tanto ormai siamo abituati, probabilmente la settimana scorsa sentivo di qualcuno scriveva che addirittura la Lazio si era inserita e compagnia. Quello che ti volevo dire è proprio questo, che in realtà questo Napoli quest'anno, io ho avuto l'impressione, e lì ho capito, Francesco, che la squadra è un gruppo coeso, è un gruppo che vuole sempre vincerla. Sì, lui non si ferma, sì. No. Lui è andato praticamente quest'anno sotto almeno 2-3 volte. Ricordiamo che è andato sotto a Bergamo e l'ha andata a vincere. Ricordiamo che è andato sotto a Roma con la Lazio e fece una grandissima partita, li prese a pallonate questi qua. Cioè, voglio dire, è una squadra che anche ha subito l'1-1 a Milano, che poteva essere una botta pesante, esatto, dal Milan. Esatto. Lì ha voluto andare a vincere. Quindi tu vedi proprio questi ragazzi, non le vogliono pareggiare, le vogliono vincere tutte. Io ho questa impressione. Ragazzi, ma avete visto come è entrato ieri Oliveira? Sì, è entrato come un assatanato. Come un assatanato, sì. Però ieri, ragazzi, ho scoperto perché Mario Rui lo chiamano il professore. Cioè, ragazzi, parla l'italiano meglio dell'80% dei miei amici laureati. Cioè, parla un italiano perfetto il buon Mario Rui. L'ho scoperto tempo. Parla un italiano perfetto. No, ma poi, mister, ieri si è un po' arrabbiato all'uscita. Era un po' arrabbiato. Voleva giocarla, lui poi ha giocato nella Roma, ve lo ricordate? Però no, diciamo poi, che ragazzi, lui è stato molto... Pasquale è stato fondamentale nel gol. No, è perciò ricordiamo il passaggio da René Lì, ragazzi, che ha fatto sul gol ha fatto questo, come faceva il buon Totò, questa vince e questa perde. Cioè, gliela prima nascosta e poi ha messo una palla spettacolare. Ma lui, ragazzi, è bravo perché le pensa, cioè non solo le fa, ma le pensa, perché... Io vorrei trovare negli ultimi 10 anni un terzino che pensa quello che pensa Mario Rui. Però non Pasquale possiamo fa, dirlo che pensa. Pasquale, però possiamo dirlo che lui è migliorato molto con Spalletti. Sì, perché Spalletti probabilmente gli avrà fatto capire quello che dovrebbero far capire tutti gli allenatori e tutti i calciatori. Ci sono 10 cose sul piatto della bilancia. Tu che ne sai fare? 4? 6 non le sai fare, cerca di fare 4, cerca di limitare quelle 6. Infatti, no, perciò voglio dire, professore sarà anche Mario Rui, ma io qua di professore, se mi consentite, dico che Luciano Spalletti c'ha del suo, Francesco ci ha messo del suo con i vari, anche con lo stesso Osimhen. Ragazzi, Osimhen è diventato un leader. Io faccio i complimenti allo staff del mister per il miglioramento tattico e di atteggiamento di Osimhen, perché io sono abituato a dire sempre la verità e noi abbiamo il mezzo tecnologico che ci consente di andare dietro e andare contro. Io l'anno scorso ho detto, se lo staff di Spalletti non provvede urgentemente a fare un salto di qualità tattico e di tecnica individuale, di tattica individuale ad Osimhen, resterà un animale chiuso in gabbia. Invece questo staff lo ha messo in condizioni di esprimersi al massimo delle sue possibilità e questo ragazzo sta dimostrando, punto primo, di essere fatto per bene. Ragazzi, questo ieri ha fatto un gol, ha scontato la porta. Bravo. Senza far toccare la palla a terra. Sì. Fantastico, veramente fantastico. E ieri è uscito dal campo zitto, muto, senza dire una parola. Pasquale, quello è il problema. Al gol di Simeone ha esultato. Sì, è stato. Ma quell'esultante, Cesare, non di facciata, quell'esultante che tu lo senti, lo vedi. Questo ragazzo a fine partita si è andato a prendere il compagno, ragazzi, da terra, lui vuole vincere, che gli aveva tolto la scena. Lui vuole vincere, lo sa che vincere significa per lui tante cose, significa avere un futuro importantissimo
purtroppo per noi in un'altra squadra. E anche se non lo sappiamo, perché penso che non lo possiamo sapere, però dobbiamo andare quasi di, come dire, di conseguenza. Io penso che questo avrà un ottimo procuratore. Sì. Perché quando c'è un procuratore stupido, gli atteggiamenti dell'anno scorso di Osimhen potevi trascendere quest'anno, ti potevi portare il peggio appresso. Invece sto ragazzo si è messo a disposizione di tutto e di tutti. E quando fai certe cose, sei un bravo ragazzo, hai una buona famiglia alle spalle, ma hai soprattutto un grosso procuratore. Perché ragazzi, lo sapete meglio di me, in questo momento i procuratori fanno il bello e il brutto del mondo del calcio. Sì. Va bene, va bene, va bene. Allora, ti ringraziamo, mister. Collegamento un po' diverso, la qualità dell'audio. Ragazzi, io mi scuso. Buon però lavoro, no, oggi no, era, no, ma buon toccavo. Lavoro. No, ma buon abbiamo, lavoro. Abbiamo afferrato tutto. Ciao, abbiamo, ragazzi. Ciao, grazie. Ragazzi, buona giornata. Ciao. Grazie a mister Daniello. Allora, noi fra poco ci collegheremo con Roma, dove parleremo di calciomercato, perché oggi e domani sono gli ultimi due giorni del calciomercato. Avremo Alessandro Piacentini delle Bombe di Vlad collegato con noi, faremo due chiacchiere con lui, non solo di calciomercato ma anche, perché no, del campionato. Allora, ce ne andiamo in pubblicità, c'ho una marea di messaggi, scusateci che ancora non li leggo, ma ce n'ho veramente una marea. Fra poco li leggiamo, fra poco vi faccio sentire anche il gol di Simeone raccontato da Repice, quindi un'altra gioia per le nostre mitiche orecchie. E allora saluto anche Gaetano Imparato, il collega Gaetano Imparato, che salutiamo. Allora, fermi lì, non vi muovete, pubblicità. Passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta. Più velocità nelle operazioni di pagamento. Più sicurezza. La controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto. Nessun ammanco di cassa. Teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni. 081 82 59 209. Risponde Professional System.
E allora, eccoci tornati. So che avete l'altra parte della telecronaca, anzi radiocronaca. La vogliamo sentire? Eccola che arriva e poi ci colleghiamo con Roma, con Alessandro Piacentini. Il Cholito Simeone che prova adesso a muoversi, termina a terra sulla pressione di Cristante, norma del vantaggio concessa dal direttore di gara, chissà che attacca dalla posizione di interno o sinistro, e c'è la sovrapposizione di Olivera che riceve la palla, poi la smista a ritroso su Lobotka, va dalla parte opposta, ancora Sani la Lobotka per Capitan Di Lorenzo al limite dell'area, poi prova a girarsi, la conclusione, la rete splendida è quella del Cholito Simeone che raddoppia per il Napoli al 41esimo nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale, il Diego Armando Maradona, la rete è quella del Cholito Simeone che si è girato in un fazzoletto a dir poco angusto all'interno dell'area di rigore della Roma, ha girato con l'interno del piede sinistro, una traiettoria imparabile sotto l'incrocio dei pali, nulla ha potuto lui Patrizio, il Napoli in vantaggio per 2-1 sulla Roma, il gol del Cholito Simeone, altra prudenza individuale perché anche questa è una giocata splendida, è vero, dopo un'azione lunga da parte del Napoli con la voglia di andare a cercare proprio Simeone che ha controllato, si è girato e l'ha messa. Cari Pardo e cari Carissa, così cari, si fa, così imparate, si fa. Imparate da grandi professionisti. Così si fa, questa è la verità. Vabbè, comunque, insomma, ragazzi, bisogna guardare avanti. Cesare, abbiamo visto un Napoli compatto, soprattutto in difesa, problemi per Rachmani e Kim alla fine, nel senso che erano distrutti, però Kim le ha prese tutte. Poi alla fine, voglio dire, quando la Roma ha tentato l'ultimo assalto, negli ultimi 10, che poi gli ultimi poi sono diventati 17, perché ha fatto 7 minuti e mezzo, non si è capito per quale motivo, vabbè, comunque già erano ingiustificati i 6, perché i VAR non ce ne sono stati, ma comunque andiamo avanti, mischiamo, come si dice a Napoli. Brava, mischiamo. E qui mischiamo. E quindi praticamente io ho visto una Roma che le buttava dentro, che chiaramente, e Kim, Francesco, in quel momento lì è diventato padrone assoluto dell'area di rigore del Napoli. Le prendeva tutte quante, e quindi a me mi fa ben sperare, però è chiaro che Francesco, pure anche diffidato, potrebbe saltare qualche partita, sì. Anzi io la farei saltare. Proprio per c'è la Cremonese per dire da poter far saltare, anche se poi abbiamo visto che non bisogna sottovalutare niente. Però tu ne fa, però tu ne è uno, non è che tu, sono 10, sì, insomma, sì, quello... puoi anche farlo. Insomma, io dico che ricordiamo che in questo momento noi abbiamo incontrato ieri, a mio modesto parere, la squadra più in forma del momento. È vero. Allora, un po' di messaggi. Vittoria sofferta ma meritata, Osimhen ancora decisivo. Ragazzi, firmatevi nei messaggi, vi ringraziamo. Poi, ciao Francesco, sono Robby da Forigotto, il contratto per i campi di Castelvortuno sta per scadere, ci sono novità? Guarda, Roberto, queste sono situazioni che poi De Laurentiis sicuramente sistemerà. Sono anni che si parla di un cambiamento di Castelvolturno, ma alla fine il Napoli ha speso anche dei soldi a Castelvolturno facendo la palestra nuova, la sala stampa nuova, tutte altre zone di rappresentanza, quindi credo che alla fine poi le cose continueranno così, quindi non credo ci siano grossi cambiamenti. Allora, mancano aritmeticamente 42 al punti al tricolore, è un desiderio avere la certezza matematica dello scudetto in casa dei non colorati il 23 aprile, un caro saluto, forza Napoli, Nando da Caserta. Allora, adesso c'è il Toto Data, io non ci credo. Allora, qualcuno mi dice la Salernitana anche, ma è troppo presto, sarebbe fine aprile. Io continuo a dire il 7 maggio con la Fiorentina in casa, perché poi ci sarà bravo e ci sarà poi un infrasettimanale, perché c'è la partita con la Salernitana che è fine aprile, poi c'è il 3 di maggio, giochiamo un infrasettimanale incredibilmente, sì, ancora, in questo campionato, perché c'è la sosta, e il 7 di maggio ci sarebbe in casa la Fiorentina, sarebbe l'apoteosi, ragazzi. Francesco, io credo veramente quella data sarebbe la apoteosi. La data poi più certa sarebbe invece la settimana, ancora 2 settimane dopo, perché c'è il Napoli-Inter
e poi mancherebbero quattro giornate. Te la sei studiata bene. Me lo so studiato tutto. 21 maggio, sai perché? Perché il 21 maggio, se tu con l'Inter la vinci, la pareggi, non lo so, ci sono quattro giornate, 3 per 4 fa 12, no, Napoli ha 13 punti, quindi sarebbe campione d'Italia. Quelli, per come sono fatti sti ragazzi, quelli la vogliono vincere quella partita. Non lo so, però hai capito, cioè, sarebbe là, la matematica scatterebbe lì, perché se oggi il Napoli ha 13 punti sull'Inter, però, mantenendo quel risultato, pure con un pareggio, il Napoli avrebbe 13 punti e sarebbe scudetto. Ti sono sincero, Francesco, io vorrei andare è ancora giorno, presto dai giorno, siamo fantastica giorno per giorno. È vero che ora arriveranno delle partite, come diceva ieri Max, che sembrerebbero sulla carta facili, però sono partite sempre che nascondono sempre delle trappole, delle insidie. Non c'è dubbio. Napoli deve andare sempre concentrato, il Napoli deve entrare in campo in questi campetti piccolini, tipo la Spezia, dove loro faranno la partita della vita, anche perché magari non aspireranno a fare punti, però loro vorranno fare bella figura, tutti i calciatori che sono in mostra. E quindi io ho sempre molto rispetto per queste squadre, non timore, perché questo Napoli, sì, dici. No, ti voglio fermare perché abbiamo il collegamento, poi ci ritorniamo su questa storia. Pronto con Alessandro Piacentini, collegamento da Roma. Ciao Alessandro. L'ho visto per un attimo. Ben trovato. Ciao Alessandro, grazie. Allora, ti chiedo subito, allora, dove siete? Perché quest'anno c'è questa doppia chiusura del mercato. Sì, quest'anno c'è questa sorpresa, questa novità della doppia chiusura del calciomercato. Noi siamo all'hotel Hilton a Roma, vicino a Fiumicino, all'aeroporto di Fiumicino, dove si chiuderà tra oggi e domani il calciomercato. E è una piacevole novità per noi, insomma, che siamo di Roma, vede a Roma, avere la possibilità di stare qui. Ti dico subito che c'è abbastanza movimento, che però non riguarda le nostre squadre, diciamo. Senti Alessà, ma sarà strano, perché oggi ci saranno delle trattative qui a Roma, poi domani a Milano, poi c'è la chiusura finale del calciomercato, ma ci sono operazioni, ecco, in queste ore lì a Roma, ci sono operazioni di primo livello? Ti chiedo, che c'è di primo livello? Guarda, tutto sta girando intorno a un paio di cessioni che di fatto bloccano il calciomercato delle grosse squadre. La questione della Roma con Zaniolo chiaramente sta bloccando il mercato in entrata della Roma, che però oggi ha chiuso un colpo prendendo Llorente dall'Ilse, che è un difensore centrale che prenderà numericamente il posto di Vigna, che sta andando al Bournemouth, ma il blocco della gestione di Zaniolo proprio con il Bournemouth ha chiuso un po' il mercato della Roma in entrata, che stava già puntando, come è uscito, con Dusan Tadic dell'Ajax come rimpiazzo per Zaniolo, e soprattutto andava a rimpinguare le casse della Roma, che necessitano di entrate prima dell'estate di circa 70 milioni. Ma quindi non lo prendono Tadic, scusami Alessà. Se non esce, chiaramente se non esce Zaniolo. Se non esce Zaniolo non lo prendo. Volevo fare una è bloccato. Ci sono un po' di operazioni di contorno che si stanno concludendo. La Salernitana sta cercando di portare a Salerno Giovane Cabralle, che era l'attaccante che l'anno scorso stava alla Lazio in prestito dallo Sporting di Lisbona. Dovrebbe uscire anche qui uno tra Bonazzoli e Boitiem. Dovrebbero andare Bonazzoli seguito da Sassuolo, Lazio, Verona e Cremonese, con lo stesso Boitiem che ha seguito in Serie A. Come diciamo, Francesco, poi tutti gli anni si ripetono queste cose, no? Il fattore economico un po' condiziona il calciomercato. Noi vediamo delle trattative in Inghilterra che si chiudono per 70 milioni di sterline in mezza giornata, e qui si fanno i conti per 1-2 milioni di euro di prestito. La Sampdoria è in grossa difficoltà, deve fare assolutamente un attaccante, e proprio Boitiem della Salernitana era uno degli indiziati principali. Certo. Senti, ma è vero che come si dice là, Shomurodov
come caspita si pronuncia. È andata allo Spezia. È andata allo Spezia, cioè è ufficiale questa qui? È ufficiale, sì, sì. Tramite ufficiale. Roma. Allora, c'era Cesare che ti voleva fare una domanda. Ciao Alessandro, scusami, io volevo farti una domanda in ottica, diciamo, lotta a scudetto, perché diciamo che noi scaramanticamente diciamo che l'Inter... Sei riuscito ad alzarmi poco il volume perché sì, bassissimo. La regia adesso sì, ti aiuta, se, la regia se, ti aiuta. Se mi senti ti ripeto la domanda. Vai. Volevo farti una domanda, vai. Alessandro, in ottica, diciamo, lotta a scudetto, perché noi a Napoli scaramanticamente crediamo che l'Inter sia ancora oggi, almeno al momento, la squadra che potrebbe impensierire di più il Napoli. Che cosa ci racconti su Skriniar? Perché non si è capito bene se lui avrebbe firmato per il PSG, sì. Però non si sa se poi va via ora o in futuro. Guarda, la situazione è abbastanza intrigata. Ieri è uscito un comunicato sul sito della Federazione Slovacca in cui un'intervista a nome proprio di Skriniar diceva che la trattativa con il PSG personale, con il PSG era chiusa e lui aveva già firmato un contratto con i francesi. L'intervista è stata smentita e cancellata dal sito. Fatto sta che però chiaramente si fa fatica poi a cancellare una cosa che si è letta. E il Galtier, che è l'allenatore del PSG, vorrebbe subito Skriniar al Paris Saint-Germain. La prima offerta che era stata fatta dal Paris Saint-Germain era di 10 milioni di euro. Per l'Inter non sono sufficienti perché chiaramente si aprirebbe un buco numerico, soprattutto in difesa. Chiedono il doppio, cioè 20 milioni di euro. La sensazione è che a metà strada si potrebbe trovare un accordo. Quindi se il Paris Saint-Germain offrisse subito 15 milioni, il giocatore potrebbe andare a Parigi già in questa azione di mercato. È vero che poi numericamente all'Inter servirebbe un rimpiazzo, il tempo un po' stringe, ma la dirigenza già si fa qualche nome? Sta lavorando. Guarda, c'era un difensore del Lione che l'Inter stava cercando, però chiaramente senza soldi in mano poi è difficile. Senza soldi, certo. Siamo sempre là. Senti, però in Inghilterra chiudono più tardi, cioè potrebbe succedere questa cosa, cioè che lo dico anche per i fantacalcisti. Sono 4 ore in verità, solo 4 ore, sono 4 ore, 8 a mezzanotte. Potrebbe succedere. Però potrebbe succedere che Skriniar va in Inghilterra dopo le 8, perché a noi chiude alle 8, perché in Francia. In Francia, scusa, ho detto in Inghilterra. No, stiamo dicendo la Ripeto, senza che l'Inter abbia un sostituto tra le mani, francamente è difficile, anche perché se si fanno i conti un po' della serva, i 10-15 milioni che l'Inter incasserebbe immediatamente per Skriniar, poi magari li andrebbe a perdere dalla corsa Champion che abbiamo visto, è abbastanza complicata dall'ingresso dell'Atalanta, della Roma, del Milan, della Lazio. Quindi rischi di perdere poi l'introito della Champion per un incasso subito di 10-15 milioni. Bisogna fare un po' i conti col bilancino. Però Alessandro, perdonami, non è una situazione molto felice sapere che un calciatore abbia già l'accordo e quindi dovrebbe continuare a giocare per una squadra che poi di fatto, voglio dire, non è più la sua. Cioè, guarda, diciamo ti, che ti ci sono anche questi risvolti qui. Ti racconto un aneddoto che riguarda la Lazio ai tempi di De Vrij, che aveva già firmato per l'Inter, che doveva andare all'Inter a fine stagione. L'ultima partita decisiva per la Champions è stata proprio Lazio-Inter Olimpico. De Vrij causò rigore su Icardi, che poi fece incavolare molto Dotito questa cosa. Te lo ricordi, e no? Quindi il tuo pensiero, il retropensiero è giusto, cioè, come situazione. Il problema, ti ripeto, che l'ingresso in Champions vale una quarantina di milioni, c'è delle spine adesso a 10 per poi saltare completamente, calcolando che poi sono tutti qualificati per gli ottavi di Champions League, certo. Questa è da tenere in considerazione. Bravo. Certo. Allora Ale, facciamo così, noi ci risentiamo più tardi se potete, se prima della chiusura della diretta intorno alle 17:30 casomai ci risentiamo. E eventualmente ci dai altre notizie. È chiaro che domani poi a Milano, ma ci sono tutte le squadre, cioè, che hanno fatto veramente ti faccio la domanda, una, come dire, in corso d'opera di copia e incolla, hanno fatto il copia e incolla? E c'è, vabbè, sì, che sì. È vero che basta un aereo o un treno, ormai Roma-Milano in 3 ore sei a Milano, quindi domani mattina puoi anche 50 minuti, sì. Esatto, quindi puoi arrivare tranquillamente domani
a Milano e non hai grossi problemi. Insomma, è chiaro però che hanno voluto fare questa cosa che è molto, molto particolare. Le bombe di Vlad ci sono e ci fa sempre molto piacere. Allora, grazie ad Alessandro, ci vediamo più tardi. Dacci le ultimissime dopo. Ciao, 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 ciao. Allora, bene, 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 grazie, grazie all'amico Alessandro Piacentini. Io direi di aprire le linee, così cominciamo a sentire un po' i tifosi. Leggo ancora qualche messaggio, ma questo di Nando da Casetta l'avevamo letto, 42 punti aritmeticamente. Poi c'era un altro amico che mi ha dato anche un altro, mi ha dato anche un altro dato, ve lo vado a leggere subito. Allora, pensate che il Napoli, vabbè, al Napoli mancano 42 punti in 19 partite, la media di 2,21. Pensate che finora il Napoli è andato alla media di 2,65 in questo inizio di campionato, e quindi facendo questo calcolo si potrebbe addirittura scendere con non a 42 punti ma a 36, perché le altre dovrebbero fare questa media, cioè una media di 1,89. L'Inter è seconda in classifica, è andata con un passo di 40 punti in 20 partite, che è praticamente 2 punti a partita. Non credo possa alzare questo ritmo per le prossime gare scudetto, quindi è chiaro, praticamente servirebbero 36 senza calcolare punti. Che loro c'hanno la Coppa Italia, anche loro c'hanno la Champions. Champions. 36 punti, ragazzi. 36 punti, si chiude. Io dico che Francesco si chiude a 89. Ma lo scudetto del Napoli è una questione ora soltanto del Napoli. Sì, il sì. Napoli, parliamoci chiaramente, il Napoli ora come ora può soltanto gettare via una situazione, e io credo proprio che non ci siano proprio, io credo che il Napoli riuscirà, anche probabilmente ci sarà anche qualche intoppo durante il cammino, l'importante è stare sempre vicini a questa squadra, no? Senza fare critiche, senza fare polemiche, e io confido nell'allenatore e nel gruppo. Francesco, io ho visto un grande gruppo ieri, ho visto quello Osimhen in panchina, sembrava scatenato più che in campo, e lì mi fa ben sperare veramente, guarda, sono eccezionali tutti. Va bene, va bene. Abbiamo visto anche Raspadori, che ha fatto un'intervista prima del prepartita, che è un giocatore che ormai è entrato nel gruppo, e anche pur sapendo di giocare poco, però vedi, è entusiasta e sa che fa parte di questo progetto, perché evidentemente l'allenatore lo ha motivato bene. Vero, vero, vero. Allora direi, ripeto, di aprire le linee in modo da capire cosa dicono i nostri amici. Abbiamo già una telefonata? No, allora intanto Francesco, fammi dire una cosa. Dimmi, per tutti i tifosi juventini che volevano perché soltanto noi poverini ci hanno trattato male. Ah, è vero, hanno fatto le sentenze. È uscita la sentenza con le motivazioni, quindi chi di voi sa leggere, andate a leggere le motivazioni, sono scritte e specificate, Francesco. Sì, sì, le trovate. Allora, però c'è un passaggio e poi andiamo al telefono della Corte d'Appello, perché dice: perché il Napoli è stato escluso dalle inchieste? Perché ci sono stati zero scambi con la Juventus. È lungo il passaggio, però vi dico, premesso allora di aver escluso dal ricorso la società SSC Napoli e la società Chievo Verona e i rispettivi dirigenti per integrale assenza di operazioni di scambio dirette con la Juventus, di qui la ragione di una revocazione parziale. La Procura federale sottolinea gli atti di particolare valenza dimostrati, fondate le ragioni di revocazioni e costituiti in particolare da intercettazioni telefoniche e ambientali, da documenti sequestrati nell'ambito delle perquisizioni presso la sede della Juventus SPA e presso luoghi di interesse. Ma Francesco, questo voglio dire, l'ha detto anche molto abilmente anche il caro amico Chiacchio e anche l'avvocato Grassani. Cioè, bisogna, poi è chiaro che poi se voi facciamo i tifosi, cioè, vabbè, facciamo i tifosi. Tutto è partito innanzitutto perché la Juventus è una società quotata in borsa, e questa è la prima cosa proprio fondamentale, cosa che le altre non lo sono, ma poi perché la giustizia ordinaria
ovviamente tramite, si è mossa perché ha avuto una denuncia. Certo. Io credo che ci sia stato qualche azionista che ha fatto la denuncia e quindi si è mossa, si è dovuto muovere obbligatoriamente, ha messo in atto la macchina praticamente della giustizia, che sarebbe poi quella delle intercettazioni, dei documenti, della sequestro, di tutto. Il Napoli invece no, il Napoli non ha, la giustizia ordinaria non ha indagato sul Napoli, ecco perché la Procura federale non si è praticamente spinta a verificare. E poi, a parte il fatto, Francesco, che la plusvalenza di Osimhen, poi la domanda che poi da ignaro mi faccio, ed è una cosa che avrei voluto chiedere, ma la plusvalenza l'ha fatta il Lille? Bravo, non il Napoli. Cioè, non il Napoli, il Napoli, l'ha comprato. Perdonatemi, il Napoli ha fatto la plusvalenza quando ha venduto, quando ha ceduto Higuain piuttosto che Cavani e Lavezzi. E l'avete visto. In quel caso lì sì. Va bene, allora andiamo al telefono, pronto? Direttore, sono Enzo. Ciao Enzo, buonasera a te. Buonasera a te. Enzo. Mi do un bentornato perché era dal mondiale, per un fatto di scaramanzia non vi chiamavo, ma ecco, me ne sono pentito. Bene, bentornato allora a te. Bentornato a te. Sì. Mi siete mancati. Anche tu. Cesare, volevo giusto puntualizzare. Io credo che il sistema Juve lo hanno fatto cadere stesso loro, perché dimettendosi e dimostrando a tutti noi le sposte che hanno fatto. Enzo, aspetta, spostati perché ti sentiamo malissimo, quindi se non so che sei col cellulare. Che hanno fatto in 20 anni e se non più, sono cadute. Quindi loro pensavano che dimettendosi di avere una sentenza un po' più mite, ma bene hanno fatto a combinargli i 15, ma io mi auguro la radiazione, perché bisogna tagliare le cose, e ce ne sono tante. Spero che a Poti non ci faccia il ministro e non faccia il tifoso, perché ci sono alcune dichiarazioni del ministro che lasciano un po' intendere perché la Juve sì, perché la Juve no, perché le altre no. Quindi facciamo fare ai magistrati il loro lavoro. C'è una cosa a pensare: queste partite con Mertens, lo Zaka, c'è Lorenzo, Curitiba, e guarda, le avremmo chiuse come stiamo facendo, non avremmo avuto delle difficoltà. Sono così emozionato. Scusami Enzo, solo una cosa, stai facendo una domanda a me, vuoi sapere se con Insigne, con Mertens non le avremmo vinte, non le avremmo vinte, le avremmo perse probabilmente, ma non c'è il gruppo. Prima non c'era il gruppo, non c'era la mentalità, e poi alcuni giocatori, con tutto il rispetto che io ho per quelli che hanno dato tanto nel Napoli, perché non bisogna anche dire, Francesco, che hanno comunque dato, sono stati dei calciatori del Napoli e non possiamo rinnegare quello che hanno fatto, però purtroppo alcuni di loro non stavano più bene a Napoli. Non è giusto che il Napoli li abbia ceduti. Era finito un ciclo. Si poteva continuare ad andare avanti con quei giocatori. Io sono convinto di quello che dico, ma è una mia convinzione, probabilmente la riprova non ce l'avremo, ma io sono convinto, perché anche l'anno scorso il Napoli ci aveva, a un certo punto è stato in lotta per quando andammo a Bergamo a vincere. Il Napoli era in piena lotta per vincere lo scudetto. Bravo. Poi si è afflosciato come la neve al sole. Bravissimo. Enzo, avevi altre domande? È caduto Enzo, perché veramente lo sentivamo abbastanza male. Vabbè, comunque male. L'abbiamo risposto. Penso praticamente risposto, ad Enzo, quindi non ci sono ed problemi. Era chiaro praticamente anche quello che ci ha detto sulla Juve. Allora, ciao Francesco, hai ragione, non posso credere che il Napoli sta in quella posizione, hai nominato il signor che quelli là non... Vabbè, Antonio dice una cosa un po' volgare, non ti preoccupare, però ho capito il senso del tuo messaggio, ma per questo l'abbiamo detto.
Allora, DL ha pagato 6 pullman per portare la squadra della Serie A a sciare sul Monte Bianco, un freddo da congelatore. Inter meno 13, Milan, Lazio, Atalanta a meno 15, la Roma a meno 16, la Juventus, i Bernati a meno 30. È costato qualcosina, ma siamo di buon cuore. E questa pure è molto carina. Allora, non c'è cosa più bella per tifare i colori della propria terra, forza Napoli. La bacheca che ha fatto mio padre Domenico Mautone con tutta la roba del Napoli, mi piacerebbe che la fai vedere al pubblico. Allora ragazzi, io vediamo se ci riesco a mandarvela, a mandare questa bellissima bacheca, molto bella, molto particolare, con tutte le cose del Napoli. Adesso vediamo se riesco a inviarla, non ti prometto niente, però vediamo se riusciamo a farla vedere. Ti ringrazio per questo messaggio. Allora, però Meret fa due uscite a vuoto sulla testa di Kim, Francesco da Bacoli. Due. Una sicuramente il primo, poi ce n'è stata una seconda dove... Però insomma Meretta ha fatto anche un altro paio di parate, una su Zappacosta, secondo me importantissima, veramente importantissima. Quindi complimenti a Meretta, diciamo. Non mi sento di dire che Meretta abbia dato, come dire... è un portiere, lo conosciamo, che ha... dei grossi, è un giovane che ha grossi margini di miglioramento. Molti margini di miglioramento. Poi il portiere a quell'età è ancora giovane. Bravo, quindi infatti. Io dico che è giusto che giochi lui, è giusto che il portiere abbia una continuità nel giocare. Non è pensabile in un campionato come quello in una stagione fatta di tante insidie, fare cambi sui portieri. Io non ero proprio d'accordo né con Gattuso e né con gli allenatori che si sono succeduti dopo. Onestamente, io credo, cioè anche preceduti, chiedo scusa, sì. Perché noi purtroppo Ospina fu preso perché Meretta ebbe dei problemi fisici. Bravo. Ricordiamoci questa cosa. Però io dico che per me il titolare del Napoli è Meretta. È stato sempre un portiere che ha voluto il Napoli fortemente e spero, Francesco, che il Napoli risolvi i problemi con Pastorello. È vero, speriamo. Allora, abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Buonasera, direttore. Oh. Sono Antonio. Antonio, saluto bello. Il grande Cesare. Ciao Antonio. Ciao. Te l'avevo detto che il Napoli vinceva 2-0. Lozano si deve svegliare un po', deve cacciare un po' di più di cazzimmo, come ha detto il mister. Deve passare la palla a Kim. Ha messo la partita che non ci poteva far vincere Lozano, ma come si fa a non dare la palla a Kim? Kim gliela dava un'altra volta e lui segnava, e 2-0 e se ne andavano a casa. Ha dovuto tirare da fuori area, ma che tiro ha fatto? Poi per quanto riguarda... Sì, però ci vuole pure Clara Scaglia, quando sbagliava Spalletti lo ha ripreso. Speriamo che riprende pure a Lozano, perché Lozano fa sempre così, lui la vuole la palla a Cremona che Clara Scaglia gliel'ha dato, però lui non la vuole passare la palla, questo volevo dire. Poi per quanto riguarda il gol di Simeone, volevo fare una domanda a Cesare. Vai, fai la domanda a Cesare, vai. No, per quanto riguarda Mourinho è un buffone, perché ricordate Pioli quando il Napoli ha vinto con il Milan, aveva detto che il Napoli non meritava il Milan. E il Milan che fine ha fatto? Ha fatto la stessa cosa di Pioli, ha detto che la Roma ha giocato meglio del Napoli. Ma voi avete visto la Roma che ha giocato meglio del Napoli? No, il Napoli, meglio del Napoli no, meglio del Napoli proprio no. È stata una partita... quel buffone, allora, Antonio... buffone portoghese. Antonio, è stata una partita... Ciao Antonio, grazie Antonio. Poi volevo dire una cosa sulla plusvalenza. Vai. Perché il giornalista Ziliano ha detto che la Juve, il prossimo atto del tribunale ci deve dare lo scudetto di Sarri, perché là stanno ancora peggio ancora, no, le cose messe di,
più quello di Ancelotti, però va 18, bene tutti 19, e due. Se danno, ci pigliamo. Ci pigliamo. Là stanno ancora più inguaiati. E se è vero, oppure radiazione. Se ne devono andare dal campionato italiano. Ti ringrazio. Ciao, caro, ciao, grazie. Fantastico spettatore. Fantastico. Che, al quale io rispondo... che a proposito della, a parte le plusvalenze, beh, lasciamo stare, perché diciamo che il bello ancora, purtroppo per loro, ancora deve venire. Riguardo il discorso di Mourinho, io dico che comunque ieri la Roma ha fatto una grande partita. Io devo essere sincero, Francesco, la Roma ha fatto una grande partita. Francesco, grande, ti spiego perché. Perché io dico grande perché ha incontrato un grande Napoli. Ah, perché, tu, sicuro, perché tu devi fare, sicuro, mettere anche, non è sicuro, che tu fai la grande partita contro la l'Empoli o contro la Cremonese, certo, e vinci. Tu hai giocato al San Paolo, al Maradona, contro la squadra che sta distruggendo il campionato, e hai fatto una partita veramente lodevole, Francesco. Bisogna essere onesti e dirlo. Non è che stiamo dicendo che la Roma ha giocato meglio del Napoli. Il Napoli ha meritato per tutto quello che ha fatto prima rispetto alla Roma del campionato. Cioè, ha cambiato tre giocatori, Spalletti, e ha dimostrato che con i cambi l'ha vinta lui, perché c'ha una rosa più forte, una rosa più profonda, dei giocatori più forti. Simeone ne è stato la dimostrazione. Bravissimo, è quello che pensiamo anche noi. Allora, ancora messaggi, grazie ai nostri amici. Fra poco, no, dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi. Allora leggo soltanto un altro messaggio, poi andiamo in pubblicità. Buon pomeriggio. Una squadra normale, guardando la classifica, a quel punto si sarebbe accontentata. Una squadra speciale gioca per portare gioia e bellezza. Grandissimo Napoli, Angelo. Bravo Angelo, un bel messaggio. Bravo. Questo. Allora, fermi lì, andiamo un attimo in pubblicità, poi continuiamo con le telefonate, ci spostiamo anche a Roma e poi ancora chiusura col calciomercato. Dai. Di passare la cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. We'll be right back.
Allora, abbiamo una telefonata, la facciamo, poi vi chiedo di fermarci un attimino perché avremo dei collegamenti. Allora, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, direttore, sono Gennaro da Torre del Greco. Ciao Gennaro, buonasera a te. Buonasera Gennaro. E un saluto anche al signor Cesare che sta lì in studio. Ciao, no, ciao, ciao. Tutto bene, direttore? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Questo grande Napoli allora ci sta facendo divertire e sognare questo benedetto scudetto che lo aspettiamo da 32 anni. Bravo, esatto. Direttore, però ho sentito questo vostro mini editoriale. Sì. Ho sentito la parola rispetto, lei ha usato la parola rispetto. Certo. Quando ha parlato delle altre trasmissioni. Bravo. Che noi meritiamo rispetto, molto rispetto. È su questo che volevo parlare, soprattutto su questa parola del mini editoriale che lei ha fatto, che lei, sì, parla di rispetto. Allora, quando si parla di rispetto, il primo rispetto dovrebbe essere quello della nostra società, quello che abbiamo a Napoli. Su che cosa? Quello che abbiamo della nostra società SSC Napoli, che ci ha allontanato i giocatori e li ha portati a Castelvolturno. Non c'è una sede sportiva a Napoli. Questo non per fare critica, direttore, che lei ha parlato di rispetto. Sì, ha sì, parlato una parola, no, di rispetto. Ma, ti voglio ascoltare, poi ti rispondiamo, vai. Quando si parla di rispetto, allora io guardo altre cose che questa SSC Napoli ha fatto nei confronti dei nostri, noi tifosi, che veramente seguiamo il nostro Napoli dappertutto e ovunque. E poi parlare di rispetto, poi allora il rispetto ci deve stare prima dalla società che ci sta rappresentando, che è una società importantissima, e qui si parla del Napoli a livello mondiale. Certo, assolutamente. Come noi possiamo pretendere che degli altri ci vengono a dare, ci portano rispetto, che non l'hanno mai fatto, non l'hanno mai fatto, anche i tempi del grande Diego, anche sentivo anche a Gianni Brod che la parola rispetto, non ci hanno mai pensato, non ci hanno mai considerato. Allora a questo punto la prima cosa che deve è la nostra società che ci deve rispettare, noi tifosi, deve rispettare tutto chi rappresenta i tifosi del Napoli, e poi guardiamo gli altri, guardiamo prima in casa nostra e poi parliamo degli altri. Io non so voi come la vedete, però a questo non è una polemica che sto facendo, direttore, capite cosa sto dicendo? Io ho capito quello che vuoi dire, però sai qual è il problema? Sai qual è il problema? Che sì. Le vittorie sanano tutto in un certo modo. Io oggi leggevo degli amici che hanno veramente attaccato in maniera forte De Laurentiis. Parlo di tifosi che fanno parte anche dei gruppi organizzati, certo, che sono dei tifosi di lunga data, che avevano sempre attaccato il presidente. Però è chiaro che quando poi si vince si prova quella voglia di gioire e basta. Io sono d'accordo, De Laurentiis dovrebbe avere un minimo una sede a Napoli, anche una stanza, si dice, no? Si dice così, una stanza, sì, a, sì, Napoli, sì, per fare questo. Poi forse alcune dichiarazioni di De Laurentiis non sono mai cambiate. Quante ne ha fatte, caro direttore? Però adesso ti dico la mia, a prescindere, non voglio neanche polemizzare assolutamente con te. No, vedi, no, anche ragione su certi passaggi. Però in questo momento ritornare a parlare di cose vecchie... No, ma diventa, sai qual è il problema? Diventa stucchevole, anche perché... Io so che anche tu, se succede questa cosa bellissima fra un paio di mesi, perché parliamo, sì, ormai di un paio di mesi, sarai, certo, il primo, certo, sarai il primo a scendere in strada, a esultare, a godere di questa vittoria. No, io non sto nei panni, io non sto, ecco, nei panni. Bravo, bravissimo, bravissimo. Però vorrei questa parola che lei ha usato, rispetto, allora mi sono un po' agganciato a questa parola. Dico, ma noi parliamo di rispetto quando abbiamo una SSC Napoli rappresentata da quel signore che
fino adesso, vabbè, siamo stati direttore, ci siamo capiti, la saluto e do spazio anche agli altri grazie per la tua telefonata. Ripeto, buonasera, grazie, buonasera, grazie a te. Intanto dobbiamo fermarle un attimo le telefonate, perché ripeto abbiamo da leggere ancora qualche messaggino, e soprattutto dobbiamo anche collegarci di nuovo con Roma, ma con gli amici del Club Napoli Ostia, quindi con Giacomo Borrelli. Io capisco il nostro amico, no? Perché De Laurentiis, però in questo momento è stucchevole un po' la polemica. Io ripeto, la capisco, perché ho tanti amici tifosi che sono un po' arrabbiati, no? Per quello che lui Francesco, io penso questo, ma è un mio personalissimo pensiero. Tu sai, io in passato, diciamo tra virgolette, la battaglia che ho fatto un po' contro questa società, perché non mi piaceva nei modi di fare, l'abbiamo sempre detto tante cose, era una società che comunque secondo il nostro parere doveva crescere. Doveva crescere dal punto di vista della comunicazione, doveva crescere nell'organizzazione. Non ci piaceva, insomma, l'organizzazione in questo modo, ma lo potevamo dire in maniera molto serena, molto educata, perché insomma, quando si fanno le cose bisogna farle innanzitutto nel rispetto delle persone. Oggi come oggi, andare a fare una critica al presidente piuttosto che alla società Calcio Napoli mi sembra sbagliato. Come, Francesco, consentimi, mi sembra sbagliato andare a prendere, che qualcuno lo fa, qualcuno che conosciamo bene va a prendere delle cose dette magari 3-4 anni fa e riportarle oggi con la credine e la cosa, cioè, tu hai detto che il presidente non andava bene, ma voglio dire, era anche giusto che lo dicessimo, era anche giusto che facessimo, che muovessimo una critica, perché non era che tutto andava bene. Certo. Perché anche nella gestione, perdonami, se proprio vogliamo dire una cosa, di tutto quello che è accaduto quando c'è stato l'ammutinamento, anche lì io ho sempre dato la colpa ai calciatori, perché per me si sono comportati malissimo nei confronti anche di tutto l'ambiente, però anche lì la società non ha saputo al momento opportuno intervenire in maniera, diciamo, decisa. Detto questo, oggi come oggi andare a pescare delle defaiane che ci sono ancora, io sono d'accordo, per esempio ci sono ancora, il telespettatore parlava della sede, diciamo, sì, a Napoli, oppure della scugnizzeria del settore, sì, giovanile, vabbè, sono tante cose, no? Però oggi andare a pescare queste cose qui, oggi bisogna essere tutti quanti uniti, tutti quanti coesi. Non è una questione di carro, questo fatto del carro è una cosa che non lo voglio sentire più, perché è un po' stucchevole, un po' ridicolo, però c'è qualcuno che dal carro è sceso, è risalito, è risceso e poi risalito, però Francesco, dice, ma allora anche noi, no, però, noi l'abbiamo sempre spinto il carro, noi l'abbiamo sempre spinto, nonostante, perciò, voglio dire, non fossimo d'accordo con degli acquisti, con delle cose. Però ecco, per esempio il caso mio, e qua ritorno a quello che dicevamo la settimana poi scorsa, poi andiamo da Giacomo Borrelli, sì, la settimana scorsa che dicevo con Francesco Rabona, io per esempio, tu ricorderai, sono stato uno dei pochissimi che all'indomani dei saluti di Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly piuttosto che Mertens, ho detto questa squadra per me farà molto bene. Bravo. Sarò stato fortunato, Francesco? Certo. Allora vuol dire che sono stato fortunato. Allora, abbiamo in diretta con noi il presidente del Club Napoli Ostia, Giacomo Borrelli. Giacomo, sei tornato, penso, dal Maradona ieri sera con una gioia nel cuore incredibile. C'è Giacomo? Ciao, eccolo, sì, là, come là, eccolo là, eccolo là, eccolo là. Come faccio? Ciao. Come faccio a non essere tornato dopo e non essere stato presente ieri, insomma, per questa grande vittoria? Ah, non ci sei stato ieri allo stadio? Assolutamente sì, eravamo presenti in massa. Assolutamente sì. Ma tu, scusa, toglimi una curiosità, Giacomo.
ma tu sei residente a Roma? A Ostia, a Ostia. A Ostia, quindi sei potuto venire? No, c'ha l'abbonamento. Ah, c'hai l'abbonamento. Aveva quindi, l'abbonamento. Quindi lui. Diciamo che i poveri tifosi del Napoli, no, ma io questo lo dico a Francesco. No, no, è chiaro. E parlo con lui che è un tifoso, voglio dire, rappresentante del tifo, certo. E che noi spesso abbiamo contattato. E tutto questo che è accaduto purtroppo in quella maledetta giornata lì all'autostrada è una cosa che va a discapito, e dispiace doverlo dire, di tutte le persone per bene. Io sono continuo a dire che per me quella lì è stata una decisione folle, ridicola, perché anziché praticamente risolvere i problemi non fa altro che preoccupare. Sì, no, ma infatti i tifosi del tuo club alcuni non possono venire a Napoli, quello è quello che dico io, no? Alcuni non possono venire. Guarda che con la tessera del tifoso sì. Noi potevamo venire alla partita. Ah, quindi comunque al di là dell'abbonamento? No. Hai capito, con la testa del tifoso. No, non sì. Ho capito, fammelo capire, scusami. Anche spiega, chi non è abbonato, spiega, vuole spiega. Comprare il biglietto e fa parte del club con la testa del tifoso può venire. Sì. No, non è un discorso se fai parte o meno del club. Con la testa del tifoso il biglietto lo potevi acquistare. Basta avere la testa del tifoso da tanto tempo. Vabbè, ma allora questa Napoli. Cosa qui vale anche per le altre trasferte. No, no, perché lui sta venendo a Napoli da tifoso del Napoli, non può andare alla Spezia, per esempio, adesso alla Spezia è stato fatto il divieto di acquisto dei biglietti ai residenti in Campania anche con la tessera. Se dovevi essere un tifoso dello Spezia che vivi a Napoli, tieni la testa del tifoso dello Spezia, allora potresti andare. Ho capito. Ok? Però vabbè, insomma. No, vabbè, è un casino. È un papocchio. Hai ragione, come è un papocchio, tu. Caro come mio. Come dici tu, è un vabbè. Casino. Allora. Ma oggi ti sei preso quante rivincite ti sei preso oggi? Ah, tantissime, guarda, considera sono altri due caffè, tu lo sai, ogni volta che il Napoli fa due, tre gol, sto diventando elettrico. Sto diventando elettrico perché io vado al bar dei romanisti proprio per salutarli, per dirgli salutate la capolista e poi offritemi caffè. Ovviamente questa volta l'hanno pagato loro Con grande correttezza e grande, voglio dire, serenità, perché credo che le persone che frequenti siano persone per bene, sì, 9-4 sì. Scaldanti. No, no, ma assolutamente, io ti devo dire la verità, io sono 40 anni che vivo ad Ostia, ovviamente sono originario campano, però io ci tengo a precisare che i buoni e i malementi, come si dice, le parte nostra stanno da tutte le parti, quindi io vi dico che il popolo romano, milanese, che sia fiorentino, napoletano, barese, leccese, tutto quello che volete. Sono d'accordo. I buoni e i malamente stanno da tutte le parti. L'importante è che uno sa fare uno sfottò carino tra di noi, anche perché purtroppo sotto questo aspetto siamo un po' italiani, no? Nel senso che se non ci toccano il calcio va tutto bene, se poi ci aumentano la benzina, ci aumentano il gas, ci aumentano l'elettricità, nessuno dice niente, però se non ci toccano il calcio va tutto, Giacomo, tutto bene. Giacomo, una curiosità, ma i laziali invece ti hanno dato conforto, cioè voglio dire sono stati contenti. Diciamo che la battaglia qui a Roma, poi Francesco lo sa, è chi arriva prima tra Roma e Lazio, esatto. Quindi diciamo sono un po' limitati. Però ora tu dovrai dire ai laziali che poi ce l'è pure per loro quando verranno a Napoli. A Roma si dice dove vanno Pettetti. Ah, mannaggia a te, mannaggia. Allora, Giacomo, però possiamo dire una cosa? Possiamo dire una cosa? Io credo adesso, al di là degli sfottò e tutto quanto, possiamo dire anche che credo anche i romanisti in questo momento sono convinti che questo Napoli è veramente 10 spanne su. Sia loro che i laziali lo riconoscono o no, lo riconoscono o no, o fanno ancora Allora ti dico subito, io stamattina mi sono andato a prendere questi due caffè, stavo io alla mia compagna, ovviamente è il numero perfetto, io alla mia compagna due caffè,
hanno fatto questi caffè, poi io gli ho detto salutate la capolista ovviamente, e loro mi hanno detto però effettivamente abbiamo giocato un po' male, perché comunque se noi giocavamo un po' meglio probabilmente la partita a Napoli non la vinceva. Sembra come che hanno la giocato sconfitta... male, quella è stata la più bella partita che ha fatto la Roma da quando è cominciato il campionato, ha giocato male. Lo so. Però loro sono convinti che diciamo la sconfitta è venuta per demeriti loro, non per meriti del Napoli. Ah, non so ok, se mi vabbè. Quindi anche loro quindi sono non ci stanno milanisti, nulla, come cioè, sono proprio sono, purtroppo Francesco, sono rimasti talmente male quest'anno perché già avevano preparato i festeggiamenti per lo scudetto della Roma a inizio campionato. Loro sono così, hanno smontato proprio adesso il circo massimo gli ultimi devo pezzi. Devo dire che da questo aspetto qua Giacomo, questa è una mia sensazione, che poi ho anche io dei parenti a Roma che sono okay, tifosi della okay. Roma, là, là. Però devo dire che il grado di sbruffonaggine dei giallorossi supera di gran lunga quello dei biancocelesti, ma questo è stato sempre certo. Così è stato sì, sempre. Ma non capisco da cosa conviene questa cosa, perché io poi effettivamente gli faccio anche un discorso, dico effettivamente mi dovete spiegare se è un discorso perché voi pensate che la capitale quindi di conseguenza vi sentite superiori rispetto a tutte le altre città italiane, perché probabilmente sarà quello il problema, no? Perché alcuni di loro, sai che fanno? Magari non sono neanche nativi di Roma, ancora pensano a quegli antifassi dei gladiatori romani. Non so se mi spiego. È un po'. Però un po' Giacomo, ti devo dire. Giacomo, però ti devo dire una cosa e tu me lo potrai confermare. Stiamo scherzando, per carità. Certo. Però io devo dire che conosco tanti tifosi giallorossi, tanti romani, anche i miei parenti, che non sono così. Ammettono che il Napoli è più forte, cioè, poi magari perché vogliono, non vogliono nel bar. Vabbè, non ma vogliono lo sai che non lo vogliono mai ammettere, non lo vogliono no, mai, nessuno però vuole bisogna, ammettere. Ci sono tanti tipo. Sono d'accordissimo con te, ma infatti io quelli che tu dici non li considero proprio, non ci vado neanche a perdere il fiato. Bravo. Cioè io perdo fiato con ovviamente per puttere tra virgolette ovviamente uno sfottò che si dovrebbe fare a livello così solo per scherzo, no? Esatto, e lo faccio esatto. Possibilmente quando mi rendo conto a livello psicologico che sono persone che potrebbero subire a livello psicologico, perché certo, effettivamente certo. Sono persone che meritano questo, credetemi. Hai detto stesso te, i romanisti e i laziali sono diversi. Sì, il laziale non ha mai detto abbiamo vinto lo scudetto ad agosto, loro ad agosto puntualmente vincono lo scudetto ad agosto. Sì, tutti è vero. Senti Giacomo, pensa visto che eri allo stadio, sai che succede? Se lo diciamo noi, sì, qui a Roma a voglia è la colonna azzurra, li posso dare anche prima. Speriamo ostia che. Azzurra faremo allora. Giacomo, prima di salutarti però ti voglio chiedere, visto che poi eri allo stadio e quanto era importante questa partita, io oggi ho titolato Simeone gol scudetto, cioè il gol di Simeone è un pezzettino, attenzione, non del è triangolino. Gol, un pezzettino di questo triangolino, è un gol veramente pesante, perché come dicevamo poi ieri la Roma, diciamo, se finisce pareggio non ci possiamo poi arrabbiare più di tanto, la voglia di vincerla è stata di più la nostra, soprattutto nel finale. Però possiamo dirlo che se finiva pari era un risultato che potevamo anche accettare, no? Anche perché abbiamo tanti punti di vantaggio e via dicendo. Perciò dico, quel gol è un mattoncino importante secondo te? Assolutamente sì, guarda, io ti dico una cosa, non mi voglio soffermare sul gol del singolo calciatore perché comunque a Napoli meritano attualmente tutti i nostri applausi perché stanno veramente certo. Suonando tutti bene. Io credo che in altri tempi, e tu lo sai perché hai seguito il Napoli sempre come me, in altri tempi questa partita probabilmente il Napoli non l'avrebbe portata a casa come bravo, lo dicevamo pure noi, hai ragione. Quindi se è arrivato a questo punto vuol dire che è veramente forte il Napoli, ma è chiaro, dipende tutto da noi, io l'ho detto anche ieri ai soci che sono venuti allo stadio, ragazzi dipende sempre tutto da noi, sempre perché adesso non possiamo dire dobbiamo recuperare i punti sulla Juve, dobbiamo recuperare i punti sul Milan o via discorrendo. Adesso dipende solo ed esclusivamente dal Napoli, quindi non ci sono scusanti. Io veramente e mi voglio riallacciare al discorso che ho sentito prima del signore che non so come si chiama, Cesare Russo.
diamo a Cesare quel che dice. Bravo, esatto. È un nome, tu che c'hai proprio in Roma, il nome romano. A parte cuoco e tu brute filimi. Esatto, vabbè. Allora, dicevi... No, ci sta un discorso che questo Napoli può vincere, e anche il discorso stesso di tutto quello che sta accadendo negli ultimi anni, perché il Napoli nel 2018 ha perso uno scudetto e un po' tutti i tifosi del Napoli sono rimasti veramente male. Io ti ripeto, io vorrei far godere tutti quei giovani tifosi che ad Bravo. Oggi ancora non hanno avuto la sensazione e l'emozione di poter vincere uno scudetto a Napoli. Io ieri ho visto il pubblico con tutta quella coreografia che poi tra l'altro è stata predisposta tra virgolette anche per la prima volta quest'anno dalla società a distribuire quei lo sponsor della Coca-Cola, sì. Lo sponsor vabbè, sarà pure lo sponsor, però voglio dire, comunque è capitata la prima volta, quindi probabilmente è proprio l'anno giusto. Come ti posso spiegare? Perché se sì, a questo sì. punto perdi lo scudetto, poi dopo davvero deve succedere che qualcuno dice: ah, e allora lo vedete che non ci volete far vincere sto scudetto. Il problema è questo. Allora, chi ha criticato la società sportiva Calcio Napoli, lo voglio dire una volta per tutto, per tutte, non l'ha fatto perché non gli piace la società, perché non gli piace come opera il presidente Laurenzi, perché non gli piace praticamente la distanza che c'era tra noi e le squadre del nord. Il discorso è che il napoletano ad oggi è comunque rimasto il tifoso più forte e più caloroso di tutto il mondo. Quindi tu prima o poi a quello che c'ha il pane gli devi dare pure la possibilità di masticarlo sto pane, cioè, e bravo, prima o poi è giusto che questi ragazzi vengano a godere, perché io ti dico, Francesco, il Napoli vince lo scudetto, io sono arci contento e arci sicuro che verranno tantissimi altri tifosi di altre squadre a vedere cosa significa festeggiare uno scudetto in Italia. quello sicuro anche perché veramente manca da troppo tempo. Va bene. Allora, intanto ti ringrazio come al solito, poi ci sentiamo grazie e ci vediamo presto. Grazie a Giacomo Borrelli. Il 3 marzo vieni. Perché il 3 marzo? Che? Ah, la Lazio. Napoli, sì, ma lui viene tutte le partite. Lui io vengo a tutte le partite. Tutte le partite, c'ha proprio l'abbonamento. Quindi, signor Cesare, ti posso dire una cosa? Cesare, chiamami Cesare. No, Cesare, vabbè, no, perché Cesare, il signor Cesare, perché è un nome... Vabbè, Cesare, però, dai, Cesare. È bello che sono un po' più grande di Francesco. poco. Ma vabbè. No, ma Francesco è giovane, si vede. Lo so, ma io perciò ho fatto la battuta. Finitela, andiamo avanti, dai. No, comunque ci vengo a tutte le partite. Ci io vieni, in ci passato, vieni, ci vediamo presto. Ho avuto pure una situazione lavorativa che... Quando venivo a vedere il Napoli, purtroppo poi non le faccio più questi errori, però per me il Napoli sembrerà strana come risposta, però viene prima di tutto. Bravo, 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 bravo c'è il nostro Giacomo, alla prossima. Ciao. Ciao Giacomo, grazie sempre. Sempre. Un abbraccio. Saluti a tutto il club Ostia. Allora, ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità, però volevo leggere... Enzo da Pianura che dice: grande Napoli, ci accingiamo a vincere, ma il tifo di ieri sera era fiacco, non capisco sta cosa. Però avete sentito che Giacomo ci ha confermato che non era poi così fiacco, non so se tu eri allo stadio, quindi non credo. Poi c'era Carlo, buonasera Carlo da Napoli, è vero, ormai sembra che il Napoli non abbia rivali, ma concordo con il caro Cesare che bisogna vivere la giornata senza abbassare la guardia. Le prossime 4 partite, di cui 3 in trasferta, bisognerà affrontarle con la giusta determinazione. Incontreremo infatti squadre che lottano per la salvezza e, specie quelle che incontreremo in trasferta, saranno molto dure e su campi che per gli azzurri sono sempre stati ostici. Vedi Sassuolo ed Empoli. Io ci metto anche la Spezia, che sicuramente non è una partita semplice, ma non è neanche una partita così poi difficile, però sicuramente da non sottovalutare. Allora, poi c'è questo amico che si chiama, oddio, non ricordo il nome. Il Napoli non c'ha 3 trasferte. Le prossime 4 partite il Napoli c'ha Spezia ed Empoli ce le ha fuori e poi c'ha Cremonese e Lazio in casa. Vabbè, forse perché diceva che c'era... No, forse probabilmente c'è l'Eintracht. C'è l'Eintracht, forse c'è l'Eintracht tra quelle là del... Allora, il 9 febbraio... Allora, facciamo un attimo i calcoli prima di andare in pubblicità. Allora, la Spezia... Alle 12.30 la settimana prossima. Alle 12.30 la settimana prossima.
poi si va in casa con Napoli Cremonese domenica 12, poi si va a Reggio Emilia addirittura venerdì 17, che giornata, mamma mia, con il Sassuolo. E sì, poi dopo questa partita il 21... Ah, io ho saltato il Sassuolo, non sì, ho detto il Sassuolo. C'è il Sassuolo fuori casa. Quindi c'è abbiamo due trasferte. C'è Spezia, Napoli Cremonese e Sassuolo. Poi, poi c'è Empoli. L'Empoli, quindi due trasferte. E in mezzo... Allora hai ragione Carlo. E in mezzo c'è la Champions qui, per questo anticipiamo a venerdì. Perché giocheremo martedì 21, se non voglio errare. E quindi poi giocheremo sabato 25 alle 18 con l'Empoli. Beh, però Francesco, diciamo la verità, sono partite che tu devi rispettare, però il Napoli sinceramente con queste squadre qui devi fare risultato, stop, non c'è nulla da dire. Va bene ragazzi, allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo a Roma calciomercato. Di passare la cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. Allora, eccoci tornati, siamo per ricollegarci con le bombe di Vlad, con Alessandro Piacentini a Roma, perché c'è questa ultima giornata di calciomercato a Roma. Domani ci sarà l'ultimissima a Milano. Allora, c'era Francesco Navarra, che saluto, che consiglia, e io consiglio a voi, di andarvi a leggere i tweet di Ziliani, che sono tantissimi in queste ultime ore, sta, come dire, dicendo di tutto e contro la Juventus. Ziliani da non confondere con Zuliani. No, Ziliani assolutamente,
No, perché manca a farla apposta dall'altro lato. È juventinissimo lui. Voglio sì. dire, una vocale cambia completamente tutto. No, comunque va bene, insomma, andatevelo a leggere. Zidane si sta divertendo perché siamo arrivati veramente allo sfacello completo di questa Juventus. E poi Francesco, diciamo pure una cosa, che nonostante tanti pareri di tutti questi ex calciatori, tutti quanti indignati per questi... Ah, fammi dire una cosa su Costa Curta. Fammi dire invece che ho apprezzato molto l'intervento, da quello che ho potuto leggere un attimo tra le righe, dell'ex calciatore della Juve, Grottaglie, il quale ha detto chiaramente... ma vale la pena vincere 10 scudetti se poi devi perdere la faccia? Ah, bravo Le Grottaglie. E lui è uno juventino, convinto di quelli che lui è stato uno di quelli, ricordiamo, cioè anche prima di Calciopoli. Lui era uno di quelli convinti proprio. Allora, saluto Massimiliano De Maio, sì, perché dice francamente i loro commenti non interessano più, stanno solo rosicando. Addirittura Sky hanno detto che più è importante entrare in Champions che vincere lo scudetto. Non ho più parole. Lo ha detto Costa Curta. L'ha detto Costa Curta. Vabbè, Francesco, io ieri ho visto Costa Curta come se avesse, dispiace doverlo dire, caro Costa Curta, come se avesse perso un genitore, una faccia cadaverica. Cioè io lui, lui che invece è un ragazzo che sorride sempre, devo dire la verità, a me è sempre piaciuto molto. No, ma perché anche volta ne ho parlato anche bene. Poi addirittura questo fatto non l'ho sentito, ma se veramente avessi detto una l'ha cosa detto del così, cioè il nostro Luigi Giordano che ha certificato la cosa. No, ma prendiamolo questo coso e mandiamolo, perché dobbiamo farlo vedere alle persone. Deve andare su blog. Su blob, fatelo vedere Costa Curta che dice. Io sono rimasto, mi sembra una cosa comica, sono rimasto allucinato c'è questa cosa che è stata poi è stata riportata, diciamo, dagli amici di Pianeta Napoli. E che peccato che l'anno scorso il Milan non è andato in Champions League, Costa Curta ha vinto lo scudetto. Cose da pazzi. Poi quando vai a fare vinci il campionato, vai anche nella prima testa di serie delle squadre, rimango devo all'indito. Devo tornare a nascere. E allora volevo continuare il messaggio di Massimiliano, dice: godo ancora di più questo scudetto, preferisco 10 scudetti che 10 qualificazioni in CEP. Per me il gol di Simeone ha distrutto in anticipo un campionato scarso dominato da una sola squadra, il nostro Napoli. Però non diciamo scarso, infatti. No, perché sennò qua mi pare veramente che i campionati quando li vincono gli altri, diciamo che quando invece lo vince. No, il campionato, diciamo, è sullo stesso livello. È chiaro che rispetto a tanti Napoli anni fa non è più un campionato. Cesare, la Roma ha 5 punti in più dell'anno scorso. Sì, ma infatti, l'Inter e il Milan stanno scendendo un po'. Perché sono aumentate le competitor. Allora il discorso è questo qui. No, poi diciamoci proprio la verità, io sono almeno uno di quelli che l'ha detto l'anno scorso. Io ho fatto i complimenti al Milan, Francesco, che ha vinto lo scudetto. Mi ha fatto piacere che ha vinto il Milan, perché è chiaro, subito dopo il Napoli, perché proprio il Milan ha intrapreso, tra virgolette, una strada come quasi simile a quella del Napoli. Ha fatto una politica di giovani, ha rinunciato a calciatori come Kessié, come Donnarumma, probabilmente rinuncerà anche ora a Leao. Ecco perché ti dico che il Milan era quello che un po' più si avvicina al Napoli, no? In linea di massima. Ma voi, anziché dire come gioca bene questo Napoli, finalmente che vince un'altra squadra, bravissimo. Invece siamo ancora col fatto che no, ma è meglio lo scudetto. Ma caro Costa Curta, veramente. Non c'è da dire altro. Allora, regia, c'è Alessandro Piacentini? Vediamo se c'è il collegamento con Roma. Ce l'abbiamo. Allora andiamo, eccolo Alessandro con le bombe di Vlad. Eccole qua. Che bomba ci dai? Dacci qualche bomba.
La Juve in Serie C. Prima mi ha chiesto il difensore che cercava l'Inter se andasse a Skriniar. Sì. L'Inter sta cercando di prendere dall'Atalanta Demiral. Ah, Demiral! Ah, il nome che sostituisce Skriniar qualora dovesse accettare il Paris Saint-Germain. Ah, Demiral. Quindi c'è il rischio veramente che possa andare via e quindi poi l'Inter ha bisogno più o meno di cercare di trovare un'alternativa. È un'alternativa. Senti, Alessà, a che ora si chiude lì a Roma? All'Hilton siete, vero? Sì, sì, no, la chiusura è pari a quella del calciomercato di Milano, quindi è alle ore 20 di domani. Alle 20? No, dico nel senso che... Però voi domani rimarrete lì a Roma oppure no? No, no, rimaniamo a Roma, poi ci risentiamo noi e ti saprò dire in che modo possiamo sentirci. Ok, ok, pure domani. Però all'Hilton non si fa niente domani? No, no, continua come oggi. Ah, rimane aperto. Ah, rimane aperto. Sì, sì, bella questa cosa. Quindi doppia. Chiusura, quindi è... Bella, doppia cosa. Ah, io credevo che erano slegati. Ah, bello questo fatto. Senti, Ale, che cosa sta succedendo? Cioè, c'è qualche squadra che farà un colpo, ma anche che ne so, tra le altre, Sampdoria, Milan, che ne so, Empoli. Sì, no, guarda, ti dicevo prima che soprattutto si muove chi si deve un po' salvare, chi si deve tutelare. C'è la Sampdoria che sta in grossa difficoltà a livello di classifica e soprattutto sta in grossa difficoltà a livello di economico. C'hanno delle scadenze veramente impellenti. I primi giorni di febbraio devono versare 7 milioni e mezzo. Il rischio che la Sampdoria possa finire in brutta acqua è veramente altissimo, quindi stanno cercando di fare tutta una serie di affari che possano garantirgli la permanenza in Serie A, ma diciamo tutelando anche l'aspetto economico. Fai conto che stanno dando uno dei loro migliori giocatori, Sabiri, alla Fiorentina, chiedendo di farlo rimanere in prestito fino alla fine della stagione e garantendosi 3-4 milioni di euro, che è una cifra che per Sabiri, che è un giocatore abbastanza valido. Stanno proprio svendendo. Stanno svendendo, diciamo. Esattamente, lì la situazione dopo la vicenda Ferrero è veramente complicata. La Sampdoria è in mano a un trust che ha tutte le azioni, non riescono a vendere perché poi non si trovano gli accordi, è veramente un disastro. Quindi diciamo che le squadre di bassa classifica si stanno cercare di mantenere la categoria, e le squadre di alto livello, per esempio il Milan ha provato a prendere Zaniolo, ma il Milan può fare solamente prestiti non con obbligo immediato ma legati a qualificazione Champions, quindi difficilmente farà un altro colpo. Stava tentando per Sportiello subito, visto che Musso è tornato in porta all'Atalanta, per cercare di avere un'alternativa valida, meglio di Tartarasano, di Magnan. Al momento non ci sono grosse novità. Voi no, il Napoli non si muove chiaramente dopo il fatto di Collini. Sì. C'è più che altro, sì, sono stati rimandati anche aspettate l'acquisto di Cedira da Bari, perché comunque il momento Napoli vuole congelare il più possibile questo momento che l'abbiamo visto, insomma, è positivo. A breve arriveranno i rinnovi di Lobocca e di Zelischi, stanno parlando, Lobotka arriverà l'annuncio a breve, ci sarà il rinnovo di Rachmani e si sta lavorando soprattutto per Kim e per Osimhen. Per Kim si andrà un rinnovo, cioè... la clausola, sì, e per Osimhen invece poi si rimanda tutto a quest'estate. Il discorso lo sappiamo, è economico, se arriva quell'offerta che poi ma deve arrivare Alessandro, deve arrivare adesso... un'offertona, perché sennò altrimenti De Laurentiis non si sente. Cifre. Al momento è un'offerta di 3 cifre, sennò a meno. Bravo, certo, di 3 cifre. Sì, sì, di 3 cifre. Senti, invece me la fai una battuta su questo Napoli e soprattutto io ho detto prima della partita di questo weekend calcistico che credevo che la Lazio, che avevo visto giocare alla grande contro il Milan, potesse essere non l'antagonista del Napoli, non me ne volere, però potesse essere in lotta veramente per la Champions. Il pareggio con la Fiorentina di ieri mi fa ritornare in mente il Sarri che,
che ne combina sempre una delle sue. Lì ci sono un po' meno colpe di Sarri e più colpe di altri, nel senso che la rosa del Lazio purtroppo è un po' corta qualitativamente e numericamente per garantire un rendimento sempre uguale. Calcoliamo che la Lazio ha giocato martedì e sì, la partita era domenica, perché c'è stato il posticipo per la Supercoppa dell'Inter. Sì. Non ha una rosa che può garantire un rendimento sempre uguale qualitativamente e quantitativamente a 5 giorni, 4 giorni una partita dall'altra. Una partita a settimana probabilmente avrebbe potuto dare un rendimento maggiore, ma non ci sono i ricambi, quelli che per esempio al Napoli, che ieri gli hanno consentito a 25 minuti dalla fine di cambiare il migliore esterno che ha adesso in squadra, mettere un altro esterno che secondo me è fortissimo, perché Elmas è un giocatore che secondo me è straordinario, molto sottovalutato negli anni, ma secondo me è straordinario, soprattutto di levare il capocannoniere del campionato per mettere un attaccante che è stato pagato 18 milioni. Quindi un giocatore che ha giocato poco, ma che comunque è stato preso per fare quello che ha fatto ieri, per incidere nei pochi minuti che aveva a disposizione. Che poi le partite si decidono anche così, quando il tuo giocatore migliore è arrivato magari con il fiato, è arrivato con le gambe, metti un altro giocatore che in 10 minuti, un quarto d'ora dà tutto e ti può garantire i 3 punti che poi danno ancora più distacco sulle inseguitrici. Quindi il Napoli adesso sta dimostrando di avere una rosa lunga, giocatori che sono centrati sul progetto e soprattutto un allenatore che ha totalmente in mano la squadra, totalmente. Assolutamente. Però la Lazio c'è secondo te per la Champions, Alessà? Secondo me ci sarà fino in fondo, perché poi le squadre poste che i punti di penetrazione della Juventus sono un macigno che sono difficilmente potrà scalare, perché probabilmente poi ne arriveranno anche altri dal secondo filone. Le altre 4 squadre, 5 squadre che possono lottare per i 3 posti di Champions sono le 2 milanesi, le 2 romane e l'Atalanta. Quindi da queste 5 si copriranno i 3 posti, l'Atalanta ha il vantaggio di non avere le coppe e giocare una partita a settimana. Eh sì, diciamo che questo è uno delle prerogative, no, di quello che potrà succedere. Come dicevi tu, poi l'Atalanta non c'ha le coppe, la Lazio invece ce l'ha, e ce l'ha anche la Roma. Sì, la Roma c'ha la Roma in Europa League, poi ci sono i 2 milanesi in Champions, quindi insomma. Esatto, quindi diciamo che vediamo che sarà. È tutto da vedere, insomma, ancora tutto da vedere. Alessandro, allora, chiusura alle 20 qui a Roma stasera, ma anche domani, casomai domani ci risentiamo anche per capire se veramente ci sarà un colpo dell'ultima ora. Potrebbe essere quello di Skriniar al Paris Saint-Germain e quindi l'Inter che deve trovare un difensore. E poi se ci saranno ulteriori movimenti. No, ma che poi conferma la notizia che ha dato Alessandro. Sì. Francesco, è confermata dal fatto che Demiral, inspiegabilmente, non si è capito, alcune partite, è da parecchio tempo che non gioca. Però non stava al top. Però lui credo. col Napoli Demiral ha giocato. Non ha giocato ultimamente, potrebbe essere un segnale, oppure era un problema di ordine fisico. So che non gioca come titolare già da quando è cominciato il campionato. Sì, perché hanno giocato Palomino dopo il mondiale, ha perso qualche posizione nelle gerarchie di Gasperini, però è un giocatore che comunque fisicamente è pronto e può è un giocatore molto forte, tra altre cose anche più alto di Skriniar, giocatore di piede destro, le caratteristiche sono quelle lì, assolutamente, a me piace molto. Va bene. Grazie agli amici delle bombe di Vlad, tutta la squadra del vostro gruppo. Ti saluto Alessandro e grazie di cuore. Alla prossima. Ciao. Grazie. Alessandro Piacentini, bombe di Vlad, che ci ha dato anche qualche piccolo passaggio di calciomercato. È chiaro che il Napoli ha fatto le sue operazioni. Beresischi, ok con Lini. Ieri Osimhen è andato a salutarlo anche in panchina dopo il gol, fatto delle operazioni intelligenti il Napoli, come ripeto, quest'anno il Napoli dal punto di vista del mercato, sia da quest'estate e sia nella seconda sessione, nella sessione invernale, devo dire ineccepibile, perché abbiamo capito che Sirico non voleva più rimanere, quindi ha dovuto prendere un portiere affidabile, un portiere che dia... Mi dispiace per Sirico, ho iniziato questa polemica. Però anche io, Francesco, ero dubbioso, e infatti l'ho anche scritto, è un po' dubbioso sulla questione, sì, però se un calciatore se ne vuole andare via,
che cosa fai? E poi parliamoci chiaramente, lui da quando è iniziato il campionato, questo ragazzo non si è mai ripreso da un infortunio, quindi il Napoli ha dovuto cercare, non, se viene una febbre, viene una, un'espulsione, viene a Meret, viene una qualsiasi cosa, a correre il rischio di giocare con quindi insomma con Lini, che poi apro e chiudo parentesi, io ricordo che è un portiere che ha fatto molto molto bene l'Atalanta, giocatore, un portiere bravo, molto interessante, sì molto interessante, poi vedremo che cosa succederà in come dire, in futuro con questo ragazzo. Allora Cesare, noi siamo in chiusura, non riusciamo a fare altre telefonate, mi dispiace, ma ci sono tanti amici che ci hanno scritto, che ci hanno mandato messaggi, li ringrazio, ma tanto ci saremo domani, un'altra puntata dove analizzeremo quello che è successo, c'è tutta la settimana per farlo con calma, ci sarà la partita con lo Spezia, quindi poi ci avvicineremo piano piano alla sfida con lo Spezia, c'è la serale come al solito di Club Napoli Night mercoledì con due graditi colleghi e soprattutto amici che saranno ospiti, quindi vi aspetto anche mercoledì alle 21 al ristorante il 22, quindi saremo come al solito lì in, al centro di Napoli alla Pigna Secca, da Giovanni Improte, il quale di recente sta mettendo ha messo la cosa dell'autostrada A1, veramente incredibile. Sì, A16. No, A1 ha messo, per la Napoli-Roma. Già giusto, la Napoli-Roma, bravo. Allora, Cesare Luppo, che non cioè, ha solo il tuo nome in comune, dice: l'anno scorso abbiamo regalato noi lo scudetto al Milan, speriamo di continuare così. Sì. No, speriamo di non continuare, così. L'errore è di Kim e non di Meret, scrive Vincenzo Sannino. Dalle immagini si vede che Meret dice a Kim di aver chiamato il pallone, nessuna uscita a vuoto. Vince, vattela a rivedere da dietro, ti dico, vatti a rivedere l'immagine da dietro, ma non per incolpare Meret, perché lungi da me, ma vattela a vedere da dietro. Meret non arriva neanche alla posizione di Kim, addirittura va a sbattere ricadendo su Abraham, quindi se Kim lì non c'è, Abraham la colpisce di testa e ce la butta dentro, quindi attenzione, e l'aveva fatto anche una seconda volta, però insomma poi è qui squiglia, ripeto. Allora, sul tiro invece di Lozano, se vuoi tirare deve farlo da sotterra e non come ha tirato, l'opzione giusta, questo l'ha detto pure Pasquale, diciamo. Sì. Rodolfo Siano, sentenza Juve, illecito grave e ripetuto, sì, l'abbiamo partito detto. Ah, Antonio Leone dice che partita quella di Zelischi, l'hai detto anche prima, no, possiamo dirlo che ha fatto un'ottima partita. Ma Francesco, a noi qua, io lo ripeto, lo ridico, ma aveva l'ennesima potenza. Il Zielinski, quando fa le partite, io ho visto per esempio un grande Zielinski contro la Juve, ieri ha giocato bene, voglio dire, è un giocatore che ti fa la differenza quando gioca, ma quando non gioca purtroppo giochi 10 in 10, bravo. Va bene, allora Cesare, noi ci rivediamo domenica con te per il prepartita, ci saremo come sempre, faremo un prepartita un po' più stretto, 11:30 più o meno, perché poi la partita è alla mezza, quindi meno di un'ora, però faremo il prepartita normalmente alle 11:30 e poi il post partita come di consueto. Grazie a Federica, grazie a Renato in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento domani alle 15:30 con Club Napoli News. Ciao. Ciao a tutti.